Amici del football americano, amici di DAZN, benvenuti allo stadio Franco Ossola di Varese per la prima semifinale del campionato Italian Football League 2024. Gli Scorpions Varese, imbattuti, padroni di casa, ospitano i Panthers Parma, vittoriosi nel Wild Card Games una settimana fa contro i Frogs Legnano, la partita più importante del football varesino di tutta la sua storia. Buon pomeriggio a tutti da parte di Federico Pasquini. Com'è a vivere questa semifinale che si promette emozionante, Matteo Pella? Eh sì, benvenuti a tutti voi, un saluto anche da parte mia. Si promette emozionante, anche perché abbiamo ancora vivida nella memoria la partita di regular season che si giocò a Parma, dove gli Scorpions riuscirono a soffiare con un touchdown a 50 secondi dalla fine la vittoria ai Panthers. Partita che si preannuncia tremendamente equilibrata e anche a livello di pronostico su carta appare così, perché da un lato abbiamo gli Scorpions forti, di un ruolino immacolato, la perfect season che tanti desiderano e tanti poi temono per questioni scaramantiche. Dall'altro lato Panthers che ci hanno messo parecchio a trovare l'amalgama giusta, a trovare le rifiniture giuste, però sembrano essere entrati in perfetto clima playoff proprio nella scorsa partita, quando sono riusciti a mettergli un game plan particolarmente centrato e calibrato sull'avversario. Anche oggi potrebbero aver studiato gli Scorpions, o saranno gli Scorpions che hanno avuto una settimana di riposo in più a preparare lo scherzetto ai partners? Eh sì, in quella partita citata da Matteo, gli Scorpions Varese si imposero l'attenzione generale battendo i campioni d'Italia, ma ebbero bisogno di due ritorni di kickoff in meta e un ritorno di intercetto in meta. Una partita particolare, ebbero poi bisogno, come giustamente detto, del touchdown nel finale, un touchdown su corsa di McLean Griffin a culminare un drive orchestrato magistralmente da parte di Ryan Griffin, che da quel momento in poi prese in mano le redini degli Scorpions Varese, li guidò ad altre rimonte vincenti nel quarto periodo che hanno permesso agli Scorpions Varese di arrivare imbattuti in questa semifinale, guadagnarsi l'accesso diretto a questa partita senza passare dai Wild Card Game, battendo tutte le squadre più accreditate, ovviamente i Guelfi Firenze, i Panthers Parma, i Dolphins Ancona, ovvero sia le altre semifinaliste. Matteo, le stesse semifinali dello scorso anno, questa Scorpions contro Panthers Parma a campi invertiti rispetto allo scorso anno, si giocò nella splendida cornice del Tardini di Parma, ma direi che il Franco Ossola di oggi è un bellissimo colpo d'occhio lui stesso. Invece Dolphins Ancona andranno ancora una volta sul campo dei Guelfi, il Guelfi Sports Center. Domani non perdetevi la partita qui su DAZN, quindi stessa semifinale dello scorso anno. Vediamo se avremo un risultato differente. Sapore però molto molto diverso, perché gli Scorpions arrivarono l'anno scorso in semifinale a Parma, tra virgolette, di rincorsa, come la matricola terribile, la squadra che non ti aspettavi di vedere in semifinale. Andarono là tra l'altro orfani del loro quarterback americano titolare, con dei rimpiazzi dell'ultimo momento, e riuscirono comunque quasi a beffare Panthers Parma rimanendo in partita per lungo tratto. Sono d'accordo con te, oggi il manto erboso dell'Ossola sembra ancora più verde, le tribune che ospitano anche la nostra postazione, il folto pubblico che è già arrivato, sembrano ancora più rosse del solito, i colori sono vivi, i suoni sono assolutamente squillanti, le facce invece di tutti i protagonisti sono particolarmente tese, quasi plumbe, a significare che sanno tutti che questa è una partita che o la vinci o vai a casa. E allora andiamoci su questo terreno, perché il terzo membro della nostra crew, Alberto Cantù, è sulla sideline del Franco Ossola, e allora colleghiamoci con lui per sentire qual è il clima prima di questa semifinale. Ciao Matteo, ciao Federico, un saluto anche a tutti i telespettatori, avete presentato benissimo come sempre questa partita dai mille significati, una partita che significa tanto per le squadre, lo si legge nel volto soprattutto dei giocatori, dello staff di Varese, che l'anno scorso arrivavano un po' con la freschezza e l'ingenuità di questi palcoscenici che avevano una matricola, quest'anno invece ci arrivano con il favore dei pronostici, probabilmente il favore del record, e c'è
rischio quasi di guardarsi giù e avere le vertigini per vedere quanto è stato fatto finora, però la concentrazione massima. Nick Holt, il coach dei varesini, sicuramente avrà tenuto tutti con il morale al massimo, con la concentrazione al massimo, e ad aiutare la compagine del coach americano ci sono due graditi ritorni, quello del numero 14 Filippo Petrillo, prodotto di casa, che torna listato come tight end, ma attenzione perché l'abbiamo visto scaldarsi con i defensive back, chissà che oltre non abbia in mente qualcosa di strano da presentare agli avversari. E poi Matteo Mozzanica, grande leader del parco ricevitori, del folto parco ricevitori di Varese, che torna dopo un infortunio patito contro i Marines e contribuirà sicuramente a dare una mano a un attacco che comunque sul gioco aereo è riuscito a sopperire alla sua assenza, grazie soprattutto ai due fratelli Griffin, a quello che hanno mostrato. Lato Parma chiaramente c'è più abitudine a questi palcoscenici, c'è un gruppo più esperto, più folto di giocatori abituati a giocare semifinali e finali. Gruppo che si va a rimpolpare, a rinfoltire con il ritorno, il graditissimo ritorno di Michele Minuti, edge esperto per quanto riguarda la carta d'identità, meno per quanto riguarda i grandi palcoscenici, però proprio l'anno scorso in semifinale contro Varese registrò la sua migliore partita in carriera. Torna Minuti dopo un infortunio alla spalla che lo ha limitato e addirittura lo ha tolto dal terreno di gioco contro i Frogs. Ho parlato poco fa, è carichissimo ed avrà un grande compito, perché gli dovranno far dimenticare, e sarà molto difficile, l'assenza di Dennis Bilker, che invece per un problema subito al polpaccio proprio nella partita contro i Frogs non sarà della partita. I grandi protagonisti però ci sono quasi tutti, il palcoscenico è dei migliori, quindi vi lascio la linea per introdurre negli ultimi minuti che mancano a separarci da questo fantastico kick-off per la semifinale. Grazie Alberto, report davvero esaustivo. C'è un altro innesto per questa partita. Gli Scorpions Varese hanno messo sotto contratto per rinforzare la loro difesa, che fino a questo momento è andata sempre con un organico tutto italiano. Il defensive end Lorenzo Deiana, proveniente dagli Hamburg Sea Devils, formatosi negli Stuttgart Scorpions, atleta con doppio passaporto tedesco-italiano, membro anche del Blue Team, la nazionale italiana, ha militato nel nostro campionato nella stagione 2022 con i Rhinos Milano facendo piuttosto bene, ha anche militato in uno dei più programmi più prestigiosi del panorama continentale, gli Swarco Raiders di Innsbruck. Eh sì, una aggiunta sicuramente di pregio. È chiaro che si stringono tutti i bulloni della carrozzeria. Arrivati a questo punto, ogni elemento in più potrebbe giocare, potrebbe sbilanciare a favore, anche per quello che ci aspettiamo è appunto una partita molto molto equilibrata. Se andiamo a guardare un pochettino il compendio statistico che ci presenta, ci aiuta a raccontare un pochettino delle due squadre. Come dicevamo in pre-partita, Panthers, che guardando solamente la parte numerica sembrerebbero una squadra tra virgolette perfetta, e invece hanno perfetta per miglior attacco, più produttivo, perfetta in difesa, e invece hanno lasciato sul campo diverse partite, una quella con gli Scorpion ma non solo, in cui sono sembrati non in grado di controllare le variabili situazionali, diciamo così, gli adattamenti che fanno poi la differenza tra vincere di un touchdown o di un possesso e perdere di un possesso. Eh sì, tre sconfitte di troppo senz'altro in stagione per i campioni d'Italia uscenti, quella appena citata con gli Scorpions Varese, tutta giocata su episodi e dettagli come giustamente detto Matteo, la sconfitta contro i Dolphins Ancona di un punto nel finale, una partita che inizialmente sembravano destinati a vincere, e poi quella con i Frogs Legnano persa 55-50 in uno scontro tra titani offensivi. Però, come detto, una squadra che a volte non è sempre riuscita a controllare quei dettagli che fanno la differenza nella partita, dettagli che invece hanno controllato molto bene nel wild card game, dimostrando di aver imparato la lezione contro i Frogs Legnano in stagione regolare. Un game plan molto particolare loro per limitare Istin Salum e Demon Shi Giuseppi, quest'ultimo si è fermato a 106 yard, quasi tutte accumulate nel primo tempo. Istin Salum ha lanciato molto poco e di conseguenza il game plan ha funzionato, ma la squadra di Parma nella storia ci ha regalato sorprese di questo tipo, essere in grado di stravolgersi completamente dal punto di vista tattico da una partita all'altra, perché è un organico molto completo, molto profondo e molto intelligente, molto ben diretto dalla sideline, e quindi ha nelle sue corde questo tipo di anima.
anche gli Scorpions Varese sono una squadra molto completa, che può presentare diversi pacchetti, soprattutto a livello offensivo, più pesanti, più leggeri, con tanti ricevitori, dove ha un talento pressoché infinito, ma può anche mettere un personale pesante e correre. Oggi veramente dovranno riuscire a controllarsi a livello offensivo, perché il Panthers Parma sono la squadra che tiene il pallone di più nella Italian Football League, fatta eccezione per i Frogs. Sono primi per yard guadagnate, sono primi per punti segnati, e quindi è un attacco che vuoi tenere il più possibile sulla sideline, Matteo. Sì, tu hai parlato degli organici, io mi spingo leggermente oltre e dico che Parma soprattutto ha un coaching staff capeggiato da Brian Michiti, ma ha poi come defensive coordinator Daniele Rossi, di lunghissima militanza nella IFL in varie squadre, dagli Hawks ai Giants, oltre che membro del coaching staff della nazionale italiana. E poi Sandrino Baci, che come offensive coordinator è stato in grado anche di sopperire alle alterne disponibilità di un giocatore chiave che fa il nome di Ryan Edward Minniti, che abbiamo visto settimana scorsa impegnato a mezzo servizio solo nella fase difensiva e raramente in quella offensiva, cosa che invece eravamo abituati a vedere l'anno scorso, dove era l'incubo delle difese. Un problema, a quanto abbiamo capito, di pubalgia, un problema noioso che ha tempi abbastanza incerti nella sua risoluzione. Vedremo se oggi sarà un Minniti dual face oppure se sarà limitato ulteriormente da questo infortunio. Ma ebbe nella partita di Week 5 contro gli Scorpions Varese la sua miglior uscita di stagione, con 25 portate e 134 yard. I Panthers Parma sono entrati sul terreno di gioco guidati come portabandiera da Simone Allinovi, e adesso invece fanno il loro ingresso in campo gli Scorpions Varese. Davide Luolo con il martello della squadra, e due portabandiera sono Colonna e Mozzanica, che come detto rientra da un lungo infortunio patito nella partita contro i Marines Lazio. Non è più riuscito a rientrare, però adesso è al suo posto insieme a Petrillo, diciamo che rinforza ulteriormente una batteria di ricevitori che è già tra le più interessanti. Ovviamente c'è McLean Griffin, che non ci fosse stato Demon Shee Giuseppi sarebbe stato il miglior ricevitore di questa stagione, è secondo all'ex Cleveland Brown un po' in tutte le voci statistiche. Roberto Zanovello è esploso in questa stagione, si è posto come l'alternativa più costante a McLean Griffin, ma c'è Bolognino, c'è Piazzi che ha due touchdown in stagione, tutti e due che hanno sono valsi vittorie per gli Scorpions Varese. Prima settimana contro i Guelfi Firenze, un 7-0 in cui la sua meta fece la differenza, e poi il touchdown vincente contro i Rhinos Milano per mantenersi in battuta nel finale dell'ultima partita di stagione regolare. I capitani stanno per fare il loro ingresso in campo per il coin toss e per stabilire chi avrà il primo possesso di questa semifinale. Da sinistra a destra Nicolas Principi, Stefano Granelli, Luca Brivio il centro e Ryan Griffin il quarterback con pedigree NFL. Per i Panthers Parma Simone Allinovi, Vanni Belli, Gianmarco Grossi e il numero 54 Enrico Leone. Di Franco, che è il tackle destro della formazione parmense. E sarebbe sufficiente la combo dei due fratelli Griffin a, come dire, sostenere l'attacco aereo degli Scorpions, un po' come nella coppia d'oro dei Frogs Salon Guiseppi. Le alternative, come dicevi, sono molto molto maggiori, ma abbiamo davanti due squadre che sono molto vicine in tanti aspetti. Uno di questi è la protezione che loro offrono ai propri quarterback, che sono effettivamente primi e secondi per minor numero di sack subiti, solamente 5 quelli dalla linea d'attacco degli Scorpions e 6 quella dai Panthers Parma, e sono anche due squadre particolarmente in grado di mantenere vivi i loro drive, prima e seconda per conversione di terzo down. Se ci spingiamo leggermente oltre, sui quarti down, sulle situazioni clutch, quelle quando hai le spalle a muro, gli Scorpions Varese sono la seconda squadra con il 60% di conversione in questa specifica situazione di gioco, che spesso li ha aiutati a continuare nella loro azione e a macinare yard e punti. E in quello c'è tanto del lavoro dei loro quarterback, perché intanto
Gli Scorpions Varese hanno vinto il coin toss, hanno scelto, come sempre fanno, di declinare al secondo tempo, quindi il primo possesso di questa semifinale sarà per i Panthers Parma. Eh sì, nella capacità di chiudere i terzi down, mantenere vivi i drive, si vede quanto il quarterback spesso faccia la differenza. Ryan Griffin lo ha fatto senz'altro per gli Scorpions Varese in quel ultimo drive della partita di Week 5 contro Parma e poi in generale per tutto il campionato. I Panthers Parma, un attacco che punta molto più sulle corse, è il miglior attacco sulle corse della Lega, e anche settimana scorsa in una partita in cui i Frogs sembravano aver fatto un buon lavoro nel contenere il gioco sul terreno dei Panthers Parma, hanno comunque incassato 161 yard di corsa. E quindi un attacco difficile di limitare da questo punto di vista. Questo vuol dire che di solito hanno sempre situazioni molto gestibili al terzo e quarto tentativo, perché guadagnano bene al primo e al secondo con il loro gioco di corse. Pronti per il kick-off. E sulla palla per gli Scorpions Varese già una prima sorpresa, se vogliamo, perché è Filippo Petrillo che si incarica del kick-off in una squadra che è prima per calci, diciamo, in profondità, una media di 56,5 yard e ben 13 touchback. Anche in questo, chiaramente, gli Scorpions hanno costruito la loro perfect season, gli special team. Spedisce il pallone in end zone Filippo Petrillo, che tra l'altro ci si aspetta possa esibirsi anche nella posizione di punter, e poi vediamo quanto sarà impiegato. Petrillo ha militato nell'NFL Academy, il college londinese che cerca di sviluppare talenti ovviamente per poi fare il salto oltreoceano. Lui ci è riuscito, ha preso una borsa di studio a Limestone, Università del South Carolina di Division 2, e adesso però la stagione là è ferma e lui è qui per i playoff nella squadra in cui ha mosso i suoi primi passi, gli Scorpions Varese. Lui, figlio del vicepresidente Enzo Petrillo, seconda generazione Scorpions. Ma andiamo sul campo, primo e 10 dalla linea delle 20 per Riley Patterson, una palla per Jalen Parnell, il linebacker che però è il terzo miglior corridore della Italian Football League, 9,2 yard in stagione, 74 yard su corsa per lui nella partita contro i Frogs del Wild Card Game. Vanno subito sulla linea i Panthers Parma, guadagno di circa 3 yard. Adesso parte anticipatamente la linea difensiva degli Scorpions Varese o offensiva di Parma. Vediamo a chi verrà combinata questa prima penalità dell'incontro. Avendo interrotto il gioco potremmo supporre che sia una penalità che va in capo all'attacco, ma aspettiamo la conferma. 84 attacco, 5 yard di penalità, si rigioca va contro al secondo Enrico down. Di Franco, che ha commesso due penalità di questo tipo nel Wild Card Game contro i Frogs, arretra di 5 yard la posizione del pallone per i suoi, che si presentano con tre ricevitori sul lato destro e largo del campo. È sempre Parnell nel backfield. Secondo e 12 dopo la penalità, si aspetta la chiamata dall'offensive coordinator Sandrino Bacci, che arriva. È un lancio, Patterson tiene bene la tasca, il lancio per Tommaso Finadri, che è reduce dalla miglior partita della sua stagione contro i Frogs, 72 yard e un touchdown in stagione, ne aveva avute solo 34 e un touchdown. Di Franco ha davanti a sé il peggior cliente di questa giornata, Davide Vuolo, il miglior D-lineman sia per numero di sack che per tackle for loss, una vera e propria bestia nera per gli uomini dell'attacco. Adesso una portata per Ryan Minniti al terzo tentativo e corto, quello che dicevamo, il loro attacco, l'attacco dei Panthers Parma consente di avere situazioni gestibili al terzo down in cui poi giochi come questi possono agilmente prendere il primo down. C'era stato in campo anche il quarterback di riserva Tommaso Monardi, che adesso è uscito. Sì. Non ho notato da dove sia stato schierato. Adesso Riley Patterson è il quarterback, come quasi sempre è una play action, un lancio veloce per Simone Alinovi, che cerca di rompere il placcaggio di Nicolas Principi e Matteo Colonna senza riuscirci, guadagno minimo.
Buona ricezione di Alinomi, ma molto buono il tackle di Principi. Minniti che è entrato giusto per chiudere quel down a cui mancavano un paio di yard. Anche per lui oggi in attacco si prevede un utilizzo specialistico. Secondo down, 7 yard da prendere. Parnell nel backfield dalla pistol formation. Adesso però sembrerebbe volersi riposizionare alla destra o alla sinistra di Robbie Patterson. Così è. Play action, pressione su Patterson che corre con agilità e va a prendere il primo down. È uno dei migliori corridori uscendo dal backfield della Italian Football League. Per lui ci sono 309 yard in stagione, è quarto in questa speciale classifica. Continuano i Panthers Parma ad andare subito sulla linea, a tenere sotto pressione la difesa di Varese a ridosso della metà campo. Poi però, come vedete, rallentano e aspettano sempre la chiamata dalla sideline. Portata per Parnell che trova un discreto varco al centro. Sarà nuovamente una situazione di secondo down e 4. Funzionano bene i blocchi. Sì, Parma che gioca con questo attacco che fa a meno dell'addle. Si schierano tutti in formazione tipo, dopodiché arriva la chiamata dalla sideline. Adesso formazione molto stretta e chiusa, il ricevitore sul lato destro a stringersi. E però sulla... Matteo costringono la difesa di Varese sulla linea a schierarsi, esatto, a scoprire le proprie carte. Adesso va in movimento Alinovi, è un passaggio per Patterson, va proprio verso Alinovi che duella contro Testoni. Buon lavoro del cornerback numero 26. Che francobolla il receiver di Parma e forza l'incompleto. Oddio, se la palla fosse stata più corta e più 2 yard e mezzo, diciamo, posizionata sulla linea, Alinovi aveva la posizione di vantaggio per quel tipo di palla, lasciando proprio indietro, anche con la giusta malizia del braccio, il suo difensore diretto. Comunque, palla troppo lunga, se ne riparla con questo 3rd and 4. Dalla linea delle 45, altra formazione compatta per Parma, con Parnell nel backfield e ancora si aspetta la chiamata dalla linea laterale. Mostra un blitz Varese, una corsa a largo per Parnell, buoni blocchi esterni. Granelli ferma Parnell, ma solo dopo un abbondante primo down. Niccolò Granelli ad arrivare su questo placcaggio con Parnell che ti trae sempre in inganno, perché fisicamente è abbastanza lontano da quel super American player che ti potresti immaginare, un fisico abbastanza arrotondato. C'è un giocatore degli Scorpions a terra, Matteo, che è un giocatore di linea di difesa. Sì, è senz'altro un giocatore di linea di difesa. Non so se Alberto ha identificato l'uomo a terra, sembra Alessio Raffaele, il numero 69, sì, che adesso si rialza. Conferma, sì, si tratta di Raffaele. Mentre andiamo a rivedere il buon blocco di Penini su Granelli, Granelli che poi non molla mai, va a rimontare, a fermare Parnell, ma a quel punto Parnell ha già girato l'angolo per muovere la catena, portare il pallone sulla linea delle 35. Adesso Ryan Minniti è il running back in campo in attacco, il numero 2, l'MVP, il miglior giocatore della scorsa stagione. 3 linebacker per Varese e 3 uomini di linea. Un lancio per Patterson, la palla per Zatti, palla che viene lasciata cadere. Si spera Fonti, che sperava di poterla addirittura intercettare, sì, di poterla controllare. Finisco il discorso su Parnell, se no posso essere sembrare rispettoso. A discapito di un fisico che non è proprio scolpito nella massa magra, è molto molto efficace e prende il largo molto volentieri sulle sue gambe. Ancora Ryan Minniti in campo per Parma, allarga la difesa Varese spostando Granelli al largo contro Simone Alinovi, schierato da ricevitore interno sulla parte alta del vostro teleschermo. Conto lungo per Patterson, il blitz di Principi, pressione su Patterson che esegue un lancio indietro rispetto alla posizione del tight end Dario Zatti. Sarà 3rd and down. Zatti prova a metterci una mano, ma la palla era indietro. Quelle sono palle veramente difficili da controllare, perché tu hai tutta l'energia cinetica del tuo corpo che ti tira in una direzione e stai cercando di recuperare su una traiettoria arretrata. Molto 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 difficile controllare questo pallone. Risultato 3rd and 10. 2 snap per Minniti, nessun pallone portato, 2 lanci,
due incompleti ed è terzo down e 10. Prima situazione difficile per l'attacco di Parma. Un altro lancio per Patterson che va profondo per Geffi. Touchdown Panthers Parma! Colpisce ancora il numero 80 da 35 yard. E l'avevamo detto, i Panthers sono una squadra migliore con lo stesso identico dato numerico degli Scorpions nella conversione ai terzi down. E qui non solo converte un terzo down Patterson, ma da una rasoiata in profondità che stordisce e sorprende gli Scorpions, che non si aspettavano una scelta così rischiosa, che ha pagato quei primi 6 punti. Due touchdown per Gelfi nel wild card game contro i Frogs Legnano, e uno anche oggi di Afferia col punto addizionale che va a segno, sempre molto affidabile il numero 23 in questo garanzia fondamentale. Però veramente Gelfi è un ricevitore che è esploso in questa stagione, proveniente dai Rejecker Sarzana. Guardate il suo lavoro contro Testoni, fa valere la sua falcata, i suoi centimetri, prende bene il pallone sulla testa fuori dal corpo e segna i primi punti di questa semifinale. Andiamo da Alberto. Alberto che probabilmente ha qualche problema di cuffia, quindi stato andiamo a rivedere. Esaltato dai compagni alla fine del match. Qui è successa la stessa cosa sulla sideline degli Scorpions, chiaramente delusione, ma adesso arriva il momento di Ryan Griffin, che ha vissuto il primo drive difensivo della sua squadra in isolamento sulla panchina, a ripassare il playbook a sua disposizione. Sarà suo il momento di tenere a galla gli Scorpions dopo questo sfortunato primo drive difensivo. Intanto grazie al nostro replay con la super soggettiva della nostra crew, siamo stati praticamente con Gelfi a ricevere quel pallone tutti assieme. 7-0 Panthers, che adesso riconsegnano l'ovale agli Scorpions, che sono anche primi per kickoff return. In profondità c'è il pericolo pubblico per Parma. Si mette, attenzione, palla recuperata dai Panthers Parma. Marcello Leone, non aveva la palla ha colpito Antochi. Sì, ma forse non può avanzare quel pallone, ma il primo down c'è senz'altro, perché la palla ha colpito un giocatore di Varese, era Roberto Antochi. Palla rimbalzante, non volevano dare un ritorno a Silvestri, hanno ancora negli occhi i due touchdown da lui realizzati. Alberto ci chiede la linea dalla sideline. Oh, è stato surreale, probabilmente c'è Nostradamus in panchina qui all'Ossola, perché 2 secondi prima del calcio di Bidondi si è sentito chiaramente occhio ai calci corti. Così è stato, probabilmente gli Scorpions non erano attenti in questo caso quanto i loro tifosi, e in questo modo hanno riconcesso un nuovo possesso agli avversari. Due touchdown di Silvestri su kickoff return da 76-83 yard fecero la differenza in quella partita di settimana 5, e quindi hanno voluto calciare rimbalzante, ovviamente non con l'intento colpire, di recuperare, certo, il pallone, però la awareness, la consapevolezza di Marcello Leone fa la differenza. Poi quel pallone per regolamento non può essere avanzato, è per quello che gli arbitri hanno fermato il gioco nel punto in cui Leone ha recuperato il pallone. Però primo down Parma, linea delle 46, Parnell a portare il pallone a largo, buoni blocchi, Granelli ancora recupera, ma gran portata per Parnell, arrivano 9 yard. Parnell che è veramente difficile da portare giù, anche quando corre est-ovest, e in questo caso facendo tanto est-ovest fa anche molto nord-sud. 9 le yard guadagnate, secondo due. Adesso è Ryan Minniti che entra, forse ce lo dobbiamo abituarci a questa costante, ovvero 2-3 yard da chiudere. Minniti in campo a ricevere lo snap. Snap diretto, segue il blocco di Mattia Penini, contratto bene dalla difesa di Varese, però mancava una yard, la yard è arrivata, la catena si muove e il drive dei Panthers Parma continua. E deve salire di colpi la difesa degli Scorpion, devo trovare il modo di fare delle giocate sia di squadra che individuali, perché se Parma mette altri punti sul tabellone diventa veramente difficile. C'è Antochi schierato in posizione di linebacker centrale, altra cosa per Minniti, blocco di Penini, blocco di Alinovi, arrivano a circa 3 yard prima che la difesa di Varese si chiuda. Placcaggio di Skilly Rock arriva per primo su Minniti, che adesso riguadagna la sideline.
Non abbiamo ancora visto Lorenzo Deiana protagonista a livello difensivo per Varese. Linea da 4 per gli Scorpions. Deiana non è, è schierato, scusate, come è tackle destro in questo momento. Parnell nel backfield, passaggio per Patterson, buona la tasca e lancio per Zatti. La difesa di Sottura, lancio troppo basso, cade incompleto e sarà terzo down. Basso e tesissimo, una vera e propria fiondata di Patterson. Adesso terzo e 7, qualche cambio di personale, esce Zatti e cambiano un po' di lato alcuni ricevitori. Si va ad allagare in particolare Volpi, l'altro tight end. Sì, l'alter ego di Dario Zatti, un giocatore molto simile per caratteristiche fisiche al suo titolare numero 88. Un altro tight end di belle speranze per Parma. Terzo down, 6 yard a prendere, linea delle 39, lancio per Robbie Patterson che cerca di infilarlo in una finestra stretta, troppo stretta, non ci arriva Finadri. Buona la copertura di Antochi, che sta giocando in un ruolo molto diverso da quello in cui ha giocato per tutta la stagione. Qui di fatto ha sostituito Moruzzi come defensive end dal lato opposto ad ruolo. Adesso si fa spazio a Deiana e giocano il quarto down. I Panthers, vista la posizione di campo, vogliono mostrare che anche loro hanno una certa propensione al rischio. Rimangono in campo con lo stesso personale e la stessa formazione i Panthers per questo quarto down. Occasione per la difesa di Varese di uscire dal campo e nullificare la palla recuperata da poco fa da Marcello Leone. Continuano ad allungare il conto, continuano ad aspettare i segnali dalla sideline i Panthers. Play clock che starà andando avanti. Vediamo che adesso vola una flag, non so se per ritardo del gioco, magari è stato chiamato un tema. No, semplicemente i Panthers Parma sono andati sulla linea, hanno guardato la situazione e poi hanno incassato volentieri. Si gioca il quarto down. Il ritardo del gioco, certo, appena chiamato dal nostro capo arbitro, perché questo gli dà un po' più di spazio per effettuare il punt e piazzare il pallone in profondità. Eh sì, questa è stata una scelta squisitamente tattica. Anche a me sembrava un azzardo un po' fuori stile Panthers quella quarto down giocato. Infatti hanno semplicemente riposizionato il pallone. Robbie Patterson al calcio, McLean Griffin lascia sfilare il pallone, adesso lo raccoglie, però cominceranno all'interno delle ultime 10 yard di campo questo loro drive gli Scorpions Varese, mentre noi andiamo da Alberto Cantù. Brutte notizie per il momento sul fronte Alessio Raffaele, il defensive lineman di Varese è rientrato all'inizio del secondo drive offensivo di Parma, è uscito subito dicendo allo staff medico 0-0-0, nel senso immagino che nelle attuali condizioni non fosse in grado di giocare, si è seduto sulla panchina, lo staff medico ha provveduto a fasciargli il ginocchio, è difficile dire se possa rientrare in campo, se lo farà comunque non al 100% delle sue potenzialità. Grazie Alberto. Allora comincia la prima serie offensiva del pomeriggio per gli Scorpions, che ancora con il loro attacco non hanno visto il pallone. Si comincia con Silvestri nel backfield, in movimento McLean Griffin, il lancio che va per lui, contratto dalla difesa di Parma, cerca di allargarsi sul lato opposto ma non c'è spazio, gioco che abortisce, non c'erano buoni blocchi per Griffin. No, si è preso parecchi rischi, sostanzialmente non è mai riuscito a voltare le spalle alla direzione diciamo di provenienza, non è mai riuscito a guardare per aprire il campo, più che altro si è occupato di salvarsi la pelle e il risultato è la perdita di una yard, secondo e 11 in posizione difficile per Ryan Griffin. Continua con un pacchetto leggero Parma, quattro uomini di linea, solo Parnell linebacker di ruolo, poi c'è Leone che è un ibrido tra linebacker e defensive back, gli altri sono tutti DB. Adesso un lancio veloce per Griffin che completa questo pallone per Martino Piazzi. No, scusate, Volonino. Roberto Zanovello. Volonino. Numero 16, Volonino, se non abbiamo visto male. Beh, il pacchetto super leggero dei Panthers, se ha funzionato per contenere Istinsalon Guiseppi, può funzionare anche per contenere McLean to McLean, per cui
non è un caso che lo stiano riproponendo e forse anche con qualche variabile in più. T-Formation al terzo tentativo per i Scorpions Varese, gran placcaggio di Parnell che ferma la corsa, mi sembra senza il primo down. Andiamo a vedere dove piazzano il pallone negli arbitri. No, il primo down è arrivato, la portata è stata per Dylan Aurien. Dylan Aurien, sì. Parnett, che appunto di ruolo principale fa il linebacker, era quasi riuscito a tenere lì questa corsa. Ma muove la catena l'attacco di Griffin, primo e 10 dalle 22 yard. E risolve una prima situazione difficile, difesa di Parma molto agguerrita. E come detto, una difesa in grado di cambiare pelle da un gioco all'altro, da una serie all'altra. Qui rimane col pacchetto leggero. Portata per Silvestri, cerca di allargarsi, ma gran lavoro difensivo. Ancora Parnell con un gran placcaggio. Sposta indietro il running back di Varese. Il guadagno è di una yard o poco più. Sembra macchinoso l'attacco di Varese in queste primissime azioni, devono ancora mollare la catena i rossi. Risultato secondo e 7, vedo giocare molto poco sciolti. Eh sì, doppio tight end adesso sul lato sinistro. Rai è buccellato, vanno a bloccare per Silvestri. Buono che blocca. Perde il pallone recuperato da ancora da Parnell, protagonista di questa serie difensiva con due placcaggi. Adesso questo recupero. Andiamo a vedere l'errore di Silvestri. Sì, non ho capito se non ha chiuso proprio il possesso del pallone oppure se aveva. Ah no, nel gran lavoro di Michele Minuti, che è andato a placcare il portatore di palla e a colpire il pallone con la mano destra. Festeggia, vedete al centro del teleschermo il defensive end numero 99. Gran giocata la sua, che riconquista il pallone per Robbie Patterson. Ed è allarme rosso perché per gli Scorpions, perché Parma riconquista il pallone, una posizione di campo che veramente chiede solamente una gestione alla Ryan Minniti, che è in campo per ricevere lo snap diretto. Linea delle 26. Segue il blocco di Penini, fermato da dietro, il guadagno di circa 3 yard, placcaggio per Lorenzo Lardera. Subito sulla linea i Panthers, un raggio di sole illumina il campo del Francoossola. C'è Tommaso Monardi schierato come ricevitore sulla parte alta del teleschermo con una situazione di snap diretto a Minniti. Stessa chiamata che in precedenza, il blocco di Penini non sposta la difesa di Varese, però il buon buco aperto dalla linea garantisce un guadagno di circa 3 yard e ne mancano altre 3 per il primo down. Sì, con Monardi che adesso va a guadagnare la posizione, anzi va semplicemente a invertire il lato, ma rimane coinvolto come ricevitore esterno, questa volta sul lato destro. Terzo e 3. 5 sulla linea per Varese, box molto pesante. Corsa per Minniti, gran placcaggio da dietro di Lorenzo Deiana, che sembra aver fermato Minniti senza il primo down. È così, sarà quarto tentativo e 2. E Deiana qui fa valere tutta la sua fisicità e la reattività con quale si porta a spassi sui 126 kg e penetra nel backfield offensivo, fermando lì, tenendo lì Minniti. Risultato quarto e 3. Kicking team che entra in campo per provare a mettere altri 3 punti nel carniere. Entra in campo Francesco Diaferia. 1-2 per lui nei calci da 3 punti nel wild card game contro gli Scorpions Varese. Tentativo questo dalle 36 yard. Mette palla per terra Linovi, il calcio di Diaferia è buono. E siamo 10-0 e quindi Panthers Parma capitalizzano sulla palla persa da Silvestri, recuperata da Jalen Parnell. Torniamo sul terreno di gioco con Alberto Cantù.
Parma, chiaramente clima positivo dopo questo inizio di gara. Hanno parlato i leader difensivi Michelangelo Leone e Vanni Belli, incitando alla fisicità per quanto riguarda l'approccio, e questo è naturale per la difesa di Parma, ma anche l'attenzione ai quick pass, come se dopo aver provato qualche corsa, aver anche fambolato il pallone per quanto riguarda Varese, dal punto di vista di Parma questo è il momento in cui cercheranno, con passaggi corti e veloci tipici del loro stile di gioco, gli Scorpions, di riprovare questa arrampicata al pareggio contro la squadra avversaria. Come dire, Ryan, pensaci tu, il loro quarterback con passato NFL, stato membro anche di una squadra vincitrice del Super Bowl, i Tampa Bay Buccaneers, dove il suo titolare ovviamente era Tom Brady, Super Bowl numero 55, 34 anni di età, nativo di Santa Monica. È stato il miglior quarterback dal punto di vista del quarterback rating del campionato. Vediamo il kickoff e poi accetto volentieri la tua domanda. Calciato basso proprio per evitare ritorni alla profondità, ma riesce comunque a scappare. Bel lavoro di Rai, pallone con Rai, Matteo Rai, che è un ottimo ritornatore oltre che un ottimo tight end. Volevo dirti, nei set offensivi dei Panthers, che è stato quasi l'unica cosa che abbiamo visto fino adesso in partita, io ho visto almeno 7 formazioni diverse, 7 soluzioni di schieramento iniziale diverse, non le ho contate, forse me ne sono persa qualcuna. Questo tende a mandare comunque fuori sincrono qualsiasi difesa. E non è una novità, Matteo, sappiamo i Panthers Parma, abbiamo detto personale flessibile, personale intelligente, personale profondo che può fare diverse cose e possono proporti diversi schieramenti, diversi personali da fronteggiare da un'azione all'altra, ma altrettanto può fare Varese, soprattutto in attacco, formazione compatta. Adesso guarda sul lato opposto, scivola però il ricevitore inteso che era ancora Volonnino e la palla cade incompleta. Sì, purtroppo palla che è andata lunga, che pur senza qualche rischio di poter essere preda di un defensive back di Parma, secondo e 10. Vediamo se l'attacco degli Scorpions riesce a essere così vario e camaleontico da costringere la difesa dei Panthers a pensare o a diventare inadeguata per come la si propone. E infatti sono appena usciti due ricevitori, Matteo, Volonnino e Zanovello, sono entrati due tight end, Buccellato e Crosta peraltro un ibrido. Adesso situazione di snap diretto proprio al numero 84, ex quarterback Ryan Griffin, schierato a largo, segue il blocco di Silvestri, ma la penetrazione eccellente di Gianmarco Grossi ferma l'azione con una perdita di terreno. Parma se l'aspettava. Grandissima stima di coach Holt, ma uno snap diretto su Crosta, un ex QB adesso votato a ruolo di tight end, che non mi sembra un gatto gergalmente parlando. È una situazione che hanno usato molto nel finale di stagione, nelle ultime 2-3 partite, tanti snap dati a Crosta, che ha avuto 10 portate per 80 yard e un touchdown, tutti nelle ultime 3 partite della stagione regolare. Qui non ha funzionato, regalando un touchdown e 12 da gestire a Ryan Griffin. Passaggio ovviamente, lancio, il completo, il primo down per Roberto Zanovello. Dice, scusate, chiariamo una cosa, io sono quello che ha il braccio al laser, mi raccomando ragazzi, correte la traccia, Zanovello, questo è per te, boom, chiusura del primo down. Grande comeback, corsa davanti, sì, a Caccialupi, ha fintato di andare lungo Zanovello e poi è tornato sui suoi passi nel punto esatto in cui serviva a farlo per conquistare un nuovo set di down e risolvere una situazione che era diventata complessa per gli Scorpions a livello di down in distance, a livello anche psicologico. Invece entrano in territorio favorevole. Altro lancio per Griffin, che vuole andare in profondità per Volonnino, lancio troppo lungo, copertura per Lorenzo Alemanno. Sì, è a chiudere sulla tua lode a Zanovello nella traccia precedente, appunto davanti aveva Caccialupi, che settimana scorsa sostanzialmente assieme a un supporting cast che lo ha aiutato non ha fatto vedere palla a Guiseppi. Sì, una difesa di Parma infarcita di defensive back, ha davvero limitato il fortissimo receiver ex NFL. Intanto sembra essere già finito il primo quarto di gioco, in cui il possesso palla è stato quasi tutto per i Panthers. Torniamo sul campo da Alberto.
Il primo quarto di gioco ci ha risparmiato le condizioni atmosferiche che invece avevamo vissuto, ci ricordiamo tutti quanti, all'Ossola in occasione della partita degli Scorpions contro Firenze nella prima uscita stagionale della squadra di Varese. Per ora il tempo ha retto, è uscito anche qualche raggio di sole come hai detto tu in cronaca Federico, il campo è in buone condizioni, forse un pochino scivoloso, ma se il tempo dovesse continuare a reggere ci saranno tutte le condizioni per le due squadre per esprimere un grande football. Eh sì, le previsioni del tempo minacciano a un certo punto un temporale qui su Varese, fino a questo momento però invece il clima è eccellente, il terreno di gioco è perfetto, abbiamo fatto un giro Matteo prima della partita per tastarlo, è veramente un fondo ottimale. Invece la spettacolarità del gioco fino a questo momento è un po' latitato, non sicuramente la partita più bella, certo che voi spettatori di DAZN quest'anno siete stati abituati bene perché avevamo veramente proposto una partita più bella dell'altra, più tirata dell'altra e con capovolgimenti di scena, vediamo se adesso gli Scorpions ci danno una mano rientrando ovviamente in partita. C'è bisogno di ritornare sul pallone perché gli arbitri hanno visto qualcosa che necessita un'amministrazione. Sì, penalità prima dello snap, quindi probabile procedura illegale contro l'attacco. Non abbiamo visto flag sul terreno, ma il gioco è stato fermato immediatamente. No, semplicemente direi che non c'è fallo nell'azione, gli arbitri hanno fermato il gioco ma adesso non hanno modificato la posizione. C'era un problema solo con la catena sulla linea laterale, quella catena di 10 yard che dice dove bisogna arrivare per la conquista di un nuovo set down. Corsa al largo per Silvestri, blocchi ma penetra benissimo Flavio Zanardi, altro placcaggio per perdere di terreno per la difesa dei Panthers. Queste sono quelle giocate che ti asfissiano, ti rompono il ritmo, questo placcaggio dietro la linea di scrimmage con Zanardi che ruba il tempo a Silvestri e costringe a un terzo e 13. Queste sono giocate che anche psicologicamente ti condizionano e gasano invece la difesa dei Panthers che non avrebbe neanche bisogno di gasarsi più di tanto per rendere al meglio. Panthers in questo momento padroni della partita, vediamo se Ryan Griffin leva l'ennesima castagna dal fuoco. Alleggerisce il pacchetto Varese, 5 ricevitori in campo, 4 sul lato destro e largo del campo. Mostra un blitz Jalen Parnell. Poi vanno dentro in 3, i Panthers Parma, il lancio, il completo per Tovaglieri, corto dal primo down, fermato bene da Caccialupi. Sarà quarto tentativo e 8-7. E entra il punt team, o meglio c'è un tale avvicinamento di personale che siamo portati a pensare che sì, ed effettivamente è confermata anche il tuo annuncio pretendenza, ovvero anche dei punt si incarica Petrillo. Pronto Filippo Petrillo in profondità per i Panthers Parma, c'era Zanardi che adesso però torna sui suoi passi, non c'è un ritornatore profondo. Panthers Parma che non vogliono rischiare una finta. Calcio alto, rimbalzante, end over end come si dice per Filippo Petrillo, rimbalza indietro, bene per i Panthers Parma, muore sulla linea delle 19. Ancora un drive improduttivo per gli Scorpions Varese che hanno fatto solo a tratti vedere il loro potenziale, la loro identità, le giocate che abbiamo visto fare per tutto il campionato, poi tante giocate negative. Applauso alla difesa di Parma, senz'altro. Sono una versione tiepida degli Scorpions, quella che abbiamo visto fino a questo momento. Li abbiamo anche visti molto pochi in attacco, complice il drive iniziale molto lungo dei Panthers e poi quel pasticcio sul kickoff successivo al primo touchdown. Vediamo se adesso la difesa riesce a mettere un po' di pressione. Finta di corsa su Pannella, anzi un rampes option completo per Zatti che resiste al primo placcaggio. Palla persa, recuperata però dai Panthers Parma, bravo Finadri. Sì, palla era proprio rimasta lì e Zatti era continuato a correre, se n'è accorto Finadri. Vediamo esattamente contatto di Colonna e poi è quello di Sottura a separare
Zatti dal pallone. Zatti prova a fare una cosa da running, a fare un cambio di mano, ma non gli riesce e lascia lì il pallone. Intanto adesso grande placcaggio di Lorenzo Dejan, che non ha bocca alla giocata dei Panthers e inchioda lì la palla, secondo e 10. Infortunio per gli Scorpions esattamente sulla metà campo, forse Schiriro, non so se Alberto ha una visuale migliore della nostra. Dovrebbe essere Lorenzo Schiriro, defensive tackle numero 52. Gran lavoro di Lorenzo Dejana su questo primo tentativo, e Panthers Parma che hanno sudato freddo per quella palla persa da Zatti, ma per loro fortuna recuperata da Tommaso Finati. Zatti che nella seconda metà di stagione è diventato praticamente inarrestabile dal punto di vista delle cosiddette yard after catch, ovvero sia le yard dopo la ricezione. Col suo fisico e la sua verve atletica è diventato veramente un giocatore difficile da portare a terra. Il giocatore di Varese, non c'è Schiriro a terra perché Schiriro è nell'addle insieme ai suoi compagni. Zatti sta anche costruendo un fisico attorno alla sua statura che lo aiuta in questo stile di gioco. Panthers che hanno una discreta tradizione in posizioni di costruzione di tight end anche autoctoni, negli anni hanno avuto sempre dei performer assolutamente sì, un'ottima scuola per quella posizione. E quando non avevano materiale homegrown hanno inserito qualche americano che poteva giocare anche in quella posizione proprio nelle ultime stagioni, diciamo post covid. Intanto scusami Matteo, era ancora Raffaele il giocatore a terra che adesso esce scortato dallo staff medico di Varese, e sembra che per lui la partita possa probabilmente finire qua perché non riesce neanche ad articolare la gamba destra. Intanto gran portata di Parnell, rimonta da dietro Nicolas Principi, però grandi i blocchi frontali e grande capacità di Parnell nel leggerli per guadagnare questo primo down. Non avrà il fisico di Adrian Peterson, però è efficace veramente ai massimi livelli Parnell. Primo down, linea delle 39 per i Panthers Parma, lancio per Robbie Patterson, non c'è pressione, lancio in profondità, lasciato cadere da Kelfi, non semplice da prendere questa palla, però per il livello di forma del numero 80 ci saremmo tranquillamente aspettati un altro touchdown a lunga gittata. Assolutamente, erano una 45 di yard di palla uscita alle mani di Parnell, rimane leggermente corto sulla traccia Gelfi. Secondo down, linea delle 39, 5 sulla linea per Varese in questo momento, vanno tutti dentro a caccia di Patterson che corre verso destra, lancia all'ultimo per un assistente allenatore sulla sideline, anzi è proprio Michitti. Brian Michitti, head coach di questi Panthers Parma, un ex linebacker nel campionato italiano con Marines e Jaguari. Linebacker col vizio dell'intercetto, un discreto fiuto sul pallone per Michitti, frutto di una conoscenza del gioco e una capacità di lettura sicuramente non comuni, e anche come allenatore sta raccogliendo con questi suoi Panthers un discreto risultato, direi. Un titolo lo scorso anno e una semifinale fino a questo momento quest'anno. Terzo down, 10 yard da prendere, lancio per Patterson, pressione di Schiriro, va a colpire Patterson dopo che questo ha rilasciato il pallone forzando l'incompleto. Gran lavoro per il numero 52 degli Scorpions. E la pressione a Patterson è uno degli elementi su cui dovrebbero lavorare, posto che sia non è per niente facile, però se gli si lascia spazio, Patterson ha dimostrato di saper gestire il pallone in una maniera così equilibrata che veramente Ryan Griffin rischia di restare in panchina sulla sideline per parecchio tempo.
Adesso invece Salvo Disastri dovrebbe tornare in campo perché Patterson dovrebbe allontanare il pallone con il punt, snap un po' alto, addomesticato dal quarterback. Adesso Panther, fair catch eseguito da McLean Griffin sulla linea delle 13 yard e da quel punto tornerà in campo Ryan Griffin e noi invece torniamo sul campo da Alberto Cantù. Dovrebbe essere proprio finita in questo caso la partita di Raffaele, perché queste ripetute uscite dal campo chiaramente l'hanno portato al limite di quello che poteva dare. Una brutta perdita al centro della D-line per quanto riguarda Varese, che ora ritorna in campo con l'ottimismo comunque si è percepito in sideline, soprattutto portato dall'ottimo intervento di Colonna a livello difensivo su Finadri. Però hanno un po' di profondità per loro fortuna, l'Ardera, Schiro può giocare al centro. Adesso un lancio per Griffin, la pressione su di lui, va comunque a trovare McLean Griffin che rompe il placcaggio di Montaresi, non quello di Marcello Leone, ma leva le castagne dal fuoco per Varese, prende il primo down. Sì, Griffin che si porta a spasso due uomini e poi ritorna sulla traiettoria del pallone, l'intesa privilegiata con il fratello. Ma che calma nella tasca, Matteo. Beh, per sì. Griffin che sotto pressione ha fatto quei pochi passi verso destra che gli hanno permesso di mantenere la visuale sul fratello e di guadagnare il tempo per effettuare il lancio. L'esperienza del numero 4 a fare la differenza in questa situazione per Varese. Adesso è un lancio veloce, un completo, bel lavoro dopo la ricezione. Volonnino che adesso vorrebbe andarsene, ma evidentemente qualche parte del corpo a terra l'ha messa in seguito al contatto degli avversari. E vediamo se c'è il replay, giusto per dare un'altra occhiata. Eccolo, puntuale, che arriva dalla nostra regia governata da Lorenzo Ancarani, proprio dal lato giusto. Direi che il ginocchio di Volonnino è chiaramente a terra, anzi tutti e due. Quindi ottima la chiamata della crew arbitrale, palla morta sulla linea delle 48, campo difensivo, snap basso addomesticato da Griffin, colpito dopo che rilascia il pallone, rischia un intercetto da Montaresi che è solito a intercettare i quarterback avversari, 5 i suoi picchi in stagione regolare. Sì. Rivediamo il grosso colpo rimediato da Griffin, che non gli proibisce di mettere in aria un pallone che aveva anche qualche chance di essere ricevuto. E però che istinto sul pallone di Montaresi, poi se l'è perso all'ultimo momento, forse se l'è perso con il sole. Fatto sta che per fortuna di Ryan Griffin il possesso rimane ai Panthers Scorpions Varese per un secondo down e 10, backfield vuoto, 4 in pressione, arriva Bernardoni, il lancio, il completo ancora per Volonnino, il ricevitore preferito di giornata per Ryan Griffin. Volonino che riesce a mandare fuori tempo Alemanno e riceve e poi mette fuori i piedi dalla sideline e quindi abbiamo cronometro fermo sui 7 minuti e 48 nel secondo quarto, 10-0 per i Panthers, partita che fa veramente fatica a dare il meglio, a conferma del fatto che le squadre sono particolarmente concentrate a non sbagliare e questo solitamente aumenta la quantità di errori. Infatti abbiamo già visto qualche ball control un po' precario, ma è tempo di gioco, primo e 10. Maggior penetrazione nel campo difensivo dei Panthers Parma per gli Scorpions di giornata, ai quali servirebbe davvero mettere dei punti in questo momento. 4 in pressione per Parma, al completo ancora per Volonnino, fermato da Alemanno, poi arriva anche Montaresi, scatenato Andrea Volonnino. Sì, è target principale di giornata per Griffin, mentre probabilmente ricoperto da troppe attenzioni il fratello McLean Griffin, ma ci aspettiamo in qualsiasi momento la giocata d'impatto da parte di quest'ultimo, che ci ha fatto vedere che Pound per Pound è veramente uno dei migliori receiver. Ma probabilmente la difesa di Parma sta ruotando le sue coperture proprio su Griffin McLean e quindi Griffin Ryan sta leggendo la situazione e trovando Volonnino più libero, più isolato, uno contro uno.
Secondo down, 4 yard da prendere, 4 impressione per Parma, tiene la tasca, il lancio per McLean Griffin, la difesa di Flavio Zanardi, con tempismo e tecnica perfetta. Qua Zanardi ha fatto veramente questo, rivedetelo nei manuali, perché guardate come sta con l'uomo, non si fa ingolosire e poi nega all'ultimo momento del contatto col pallone, nega la possibilità di controllarlo, vediamo nel replay, questo è veramente un intervento da manuale. Flavio Zanardi, prodotto di una delle migliori scuole di football italiane, quella delle Aquile di Ferrara, nel 2022 ha avuto addirittura 10 passaggi deviati in stagione, miglior prestazione di quell'annata per tutta la Italian Football League, solo 3 in questa stagione. Adesso una corsa diretta per Ryan Griffin, la chiamata che non ti aspetti per tenere vivo il drive. Sì, è una, questa è un cameo, una giocata abbastanza rara nella stagione degli Scorpions, e proprio per questo ha goduto dell'effetto sorpresa, e qui Griffin ci fa vedere che è innanzitutto un atleta, poi anche scivolando riesce a portare a casa chiunque la chiusura del down. Gran blocco dell'esperto Giulio Quadri, che ha attraversato il campo, è andato a bloccare Michele Minuti, l'ultimo difensore che poteva avere una chance di fermare Griffin prima della conquista del primo down. E invece è primo e 10 per gli Scorpions dalla linea delle 23. Un drive davvero alla Scorpions Varese questo, in questo finale di secondo tempo. Silvestri nel backfield, Zanovello in movimento, lancio correndo verso destra, adesso torna sui suoi passi per Matteo Rai, cerca di sfruttare il blocco di Bulgheroni, vola una flag tardiva, bel lavoro di Alemanno che non si è fatto bloccare, ha spinto fuori il numero 19. Bravo Rai a rimanere lì con pazienza e offrire una seconda o terza opzione di lettura per Griffin. La difesa dei Panthers non ha ritenuto di degnare di troppa attenzione, pasticciano anche tra di loro, quindi Rai ha un'ottima separazione dei suoi difensori e risolve lui in questo frangente. Primo e 10. Che placcaggio per Lorenzo Alemanno, come lotta contro un giocatore molto più pesante di lui, classe 2006, addosso pochi chili, direi un 72 secondo il roster ufficiale dei Panthers Parma, però qua li ha fatti valere tutti. Secondo down e 8. Silvestri nel backfield, formazione molto compatta per Varese, vuole un time out. Ryan Griffin ha visto qualcosa che non gli è piaciuto nello schieramento difensivo di Parma e ha preferito non sprecare l'occasione. Andiamo da Alberto, andiamo Matteo. Che però non riusciamo a sentire oggi qui al Franco Ossola, c'è qualche disturbo probabilmente sulle frequenze. Dicevo, visto che i time out non te li puoi portare di là nel secondo tempo, è meglio usarli proprio in questo frangente in cui gli Scorpions hanno pesante bisogno di sbloccarsi. C'è ancora tanto tempo da giocare nel primo tempo, circa 5 minuti, però è veramente lapalissiano dire che gli Scorpions anche psicologicamente hanno bisogno di dimostrare a loro stessi che ce la possono fare. Beh sì, poi senz'altro un drive lungo, gli uomini in attacco di Varese avranno apprezzato questo time out per poter rifiatare, altrettanto hanno potuto fare gli uomini in linea di difesa di Parma dall'altra parte. Situazione di secondo down e 8 sulla linea delle 21, momento importante di questo primo tempo con gli Scorpions Varese che bussano alla porta. Silvestri nel backfield, 2 ricevitori per lato a disposizione di Ryan Griffin, rush a 4 per Parma. Tempo per Griffin, il lancio, l'intercetto di Montaresi, il ritorno del numero 15 che però esce dal campo. L'abbiamo chiamato, l'istinto sul pallone di Montaresi fa la differenza anche in questo caso ipnotizzando Ryan Griffin. Eh sì, e qui Zanovello si impigrisce un po' sul pallone sperando che il pallone gli piombasse addosso, forse se si fosse reso conto della traiettoria che non era tesissima. Anziché fare un mezzo passo indietro, ne avrebbe fatto uno e mezzo in avanti. Si era invece accorto di tutto Montaresi, ha capito che quel pallone era prendibile e ci è andato con convinzione. Risultato
altro turnover per gli Scorpion che sono in ambascia. Dopo il cambio di possesso, holding della difesa, 10 yard di penalità, primo down Panthers. 10 yard vengono perse rispetto al ritorno di Alemanno, di Montaresi, per una trattenuta illegale. Quindi i Panthers Panama vedono peggiorata la loro posizione di partenza fin sulla linea delle 10. Luca Montaresi, classe 2005, seconda generazione di Panthers Panama. Il padre David è nello staff tecnico della squadra ducale. E veramente in più di un'occasione in questa annata 2024 ha effettuato giocate decisive per la sua difesa. Lancio per Patterson, troppo esterno per Simone Alinovi. Cade incompleto. Intanto credo manchino la sovraimpressione, dice c'è un numero 24 che però non credo sia corretto, manchiano forse 3 minuti e 50, 4 minuti e qualcosa, e tutto assomiglia a un drive in cui i Panthers vogliono arrivare a punti e andare all'halftime con un vantaggio molto più ampio. C'è ancora la difesa per Varese, il lancio per Parnell, rompe il placcaggio di Testoni, poi arriva Nicolas Principi a portare fuori dal campo il numero 44 assieme a Niccolo Fonti. Però si muove la catena per i Panthers. Panthers sono veramente padroni del campo sui due lati del gioco. E poi pesano quelle due palle perse, Matteo, e di contro quella palla persa da Zatti, non recuperata dagli Scorpions, a fare la differenza dall'altra parte. E quindi il punteggio lo vedete, 10-0. Fino a questo momento la partita che vuole Parma. Una play action, la palla stoppata da parte di Stefano Granelli. Avevano mandato un mega blitz gli Scorpions. Hanno bisogno con maggior costanza di andare a rompere i giochi, di andare a mandare uomini nel backfield. Chiaramente dal comodo della nostra postazione è facile dirlo, contro il miglior attacco della Lega è un po' più difficile, però ragazzi è oggi che si fa la differenza, se no si va, il rischio è quello di andare a casa dopo aver fatto tutto bene fino a questo momento. Secondo down e 10, il lancio per Patterson, va a trovare Tommaso Finadri, fermato bene da Fabio Testoni, però corto dal primo down, sarà terzo tentativo e 3. Fabio Testoni, 19 anni, che va a placcare con tecnica perfetta qualcuno che ne ha più del doppio della sua età, ovvero l'espertissimo Tommaso Finadri. Della serie potrebbe essere mio padre. Esattamente. Terzo down e 3. Ancora Testoni contro Finadri sulla parte bassa del teleschermo. Parnell nel backfield. Blitz per Fonti. La portata per Patterson che sfrutta il blocco proprio di Parnell su Fonti e muove la catena per i Panthers. Lo aspetta Nicolas Principi, ma lo aspetta in un punto del campo che era purtroppo per gli Scorpion già al qua della punto che demarcava la chiusura del down, e quindi muovono nuovamente la catena. 3 minuti e 41 col tempo che scorre. Panthers in possesso del pallone e della partita. Rinforzano il centro della linea a livello di peso gli Scorpions con Valencia e Lardera, ma è un lancio per Parma, pressione di Schiriro che sta giocando tanto come end. Lancio per Patterson a incrociare e a trovare bene Simone Alinovi che lo stava seguendo nel suo movimento. Placcaggio tardivo per Sottura e nuovo primo down per i Panthers. Un'altra cosa che stanno facendo molto bene i Panthers è stare ben a largo e contenere al meglio Davide Vuolo. Infatti sottolineavi tu la giornata da straordinari per Lorenzo Schiliro, chiamato a essere lui protagonista. Carte molto immescolate a livello di linea difensiva per i Scorpion di Varese. Abbiamo detto appunto Antocchi che gioca nel backfield, Schiliro che gioca fuori, ma anche per far spazio a Deiana che però in questo momento è fuori a prendersi un turno di riposo sulla sideline. Panthers con un primo down sulla linea delle 45. Parnell nel backfield, mostra un blitz Granelli, lo effettua, è una option, liberato Parnell, ma il placcaggio provvidenziale per i Panthers Parma lo effettua Roberto Antocchi.
Parnell veramente encomiabile, non credo che abbia saltato più di, credo che abbia giocato il 90% degli snap tra attacco e difesa in questa partita, come del resto ha fatto praticamente per tutto il campionato, e difficilmente commette un errore. Due minuti. Avviso degli ultimi due minuti da parte del capo arbitro. Se Antocchi non avesse effettuato quel placcaggio, Parnell avrebbe potuto puntare direttamente alla end zone. Provvidenziale intervento per il numero 99, preferito a Federico Di Gennaro in quella posizione di linebacker assieme a Niccolò Fonti per questa semifinale. Minniti nel backfield alla destra di Patterson, va a portare il pallone, va a seguire i blocchi sulla sideline. Primo down Panthers Parma. Ah, un po' i blocchi, un po' la capacità di Minniti di mandarti fuori tempo anche con quella corsa che sembra quasi claudicante, forse anche il problema della pubalgia ci aggiunge un pochettino di stile, diciamo così. Il fatto sta che si rende imprendibile e porta a casa un altro down. Se anche Minniti ritorna a essere quello delle giornate in cui è sano, sono dolori per gli Scorpions Varese. Linea delle 30 per Patterson e i Panthers Parma. Mostrano blitz e gli Scorpion li portano alla portata di Ryan Minniti, che cerca di allargarsi, inseguito da Granelli. Buon lavoro di Granelli, che costringe Minniti a muoversi est-ovest. Arrivano comunque buone yard sul terreno per i Panthers Parma, direi 8. Eccellente portata per Minniti, che adesso torna sulla linea laterale. Entra in campo Jalen Parnell, backfield pesante per Parma con anche Mattia Penini, il numero 10, ex uomo di linea d'attacco, che adesso si posiziona da H-back con anche Zatti e Alinovi a ricompattare la formazione sul lato destro. Pistol formation portata per Parnell, legge i blocchi, taglia Parnell, fa perso la zone, touchdown Panthers Parma. No, down by conta sulla linea della yarda, Jalen Parnell. Ma che lavoro ha fatto Parnell con quel taglio, ripeto, si porta a spasso una mole non indifferente, ma lì ha fatto un taglio da ankle breakers per Jalen Parnell. Grandissima giocata. Eh sì, guardate come lega il blocco di Alinovi per tagliare al centro. Vedete, sembra andare fuori. Boom. Poi taglia dentro. Rompe il placcaggio di Zanon. Rompe quello di Principi. Sottura, si attacca con le unghie e coi denti. Evita il touchdown. Ma i Panthers Parma sono sulla linea della yard. Continuano a macinare cronometro. Situazione di snap diretto per Minniti con Penini sul lato sinistro, lo va a seguire Ryan Minniti, touchdown Panthers Parma. Ryan Minniti è chiaramente ancora contenuto, un po' meno che non la settimana scorsa contro i Frogs, ma fino a questo momento non ha sbagliato una situazione in cui è stato messo in campo a ricevere lo snap diretto per chiudere il down. Non sono ancora riusciti a, in questo caso addirittura touchdown, non sono ancora riusciti gli Scorpions a trovare, diciamo, la maniera di fermare lo strapotere e di Ryan Minniti e della linea d'attacco, che quando c'è da prendere un paio di yard è sostanzialmente una polizza a garanzia. Eh sì, soldi in banca, così come quando si tratta di calciare il punto addizionale per Francesco Diaferia, che in stagione ha un 35 su 37, è stato perfetto contro i Frogs settimana scorsa e lo è fino a questo momento anche oggi. Andiamo a rivedere la corsa da una yard che porta il punteggio sul 17-0, anche il blocco di Gueye, numero 64, che si è mosso dietro la linea per andare ad aprire il varco a Ryan Minniti. Andiamo da Alberto. Questo forse è il drive in cui lo strapotere fisico di Parma ha tassato di più sul morale degli Scorpions Varese, che veramente sono sembrati battuti ad ogni conversione primo down, ogni corsa di Parnell o Minniti. Adesso è tempo per l'attacco di provare in questi minuti finali a riequilibrare un po' il punteggio. Segnalo poi a Matteo che ha indovinato per quanto riguarda l'errore di Volonnino durante la corsa alla traccia che poi portò all'intercetto di Montaresi, perché lo stesso Griffin ha chiesto a Volonnino di correre quella traccia in modo leggermente diverso dovesse capitare una situazione simile in futuro. Vabbè, era abbastanza evidente, io non sono un finanalista
dei micro movimenti, soprattutto degli skill players, ma era abbastanza evidente che lì fosse stata una traccia corsa in maniera un po' passiva da parte di Volonnino, e è arrivato l'intercetto di un iperattivo Montarese. Come al solito, adesso schierato largo sulla parte bassa del vostro teleschermo, in copertura sul kickoff il numero 15, Protto Bittondi a dare il calcio che farà riprendere le operazioni. Silvestri in profondità, ci vorrebbe uno dei suoi grandi ritorni, e però Bittondi la palla la spedisce direttamente in end zone, verniciate molto bene dallo staff degli Scorpions Varese, con lo stemma e il nome della squadra. Campo veramente eccellente in questo pomeriggio, meno eccellente il rendimento della squadra fino a questo momento. 1 minuto 15 secondi e 2 time out a disposizione di Ryan Griffin per provare a togliere quello zero dal tabellone, che oltre ad essere un fattore psicologico diventa un fattore proprio di gestione della partita indispensabile. Ricordiamo che gli Scorpions avranno anche il pallone all'inizio del secondo tempo, quindi nulla è perduto, ma molto passa dall'esito di questo minuto e 15. Dalla linea delle 20, 3 sulla linea più Parnell e Leone, ma vanno dentro in 3 i Panthers Parma. La pressione su Griffin, lo scarico all'ultimo momento per McLean Griffin. Era arrivato Michele Minuti, c'è comunque il completo per gli Scorpions. Vediamo se è uscito dal campo Griffin fermando il cronometro. No, c'è un time out. E peraltro Griffin è dolorante sulla linea laterale, rimane su un ginocchio. Non è una buona notizia per gli Scorpions. Intanto ci sono 59 secondi da giocare con questo time out, il secondo degli Scorpions. Non so se Alberto ci può dire qualcosa dello stato di salute di McLean Griffin. McLean Griffin si sta rialzando in questo momento, potrebbe essere una botta, perché ora vedo che cammina, però l'ho visto sbattere con nervosismo, con delusione il casco a terra, come se il colpo subito possa forse limitarne le prestazioni nel secondo tempo. Adesso sta conversando con un membro dello staff medico di Varese, magari tra il primo e il secondo tempo riusciremo a raccogliere qualche informazione in più sul suo stato di salute. E speriamo che non sia assolutamente nulla di grave. Adesso è a colloquio con Stefano Della Foglia, storico trainer. Non so in che lingua stiano dialogando, perché l'inglese di Della Foglia non è proprio da TOEFL, da livello certificato, ma lui sa, è un grande comunicatore oltre che un grande terapista. Secondo e 7. Silvestri nel backfield, tra in pressione per pasticcio. Parma, snap brutto recuperato da Griffin. Adesso il lancio a tutto braccio per Volonnino, l'interferenza netta di Zanardi. Non volano flag. Non è da clamoroso. Non è buona la ricezione, ha toccato il terreno. Cioè, ragazzi, io vorrei riguardare. Ma l'interferenza è stata netta, nettissima. Ma brutto snap per Brivio. Griffin. E che lancio. Cosa guardate lanciato. Come venga abbracciato vistosamente da Vasini. E in più viene data questa non ricezione, sul quale avrei comunque dei dubbi anche se togliessimo l'interferenza. Eh sì, chiaramente ci vorrebbe una telecamera dall'altra parte per essere sicuri, poter certo giudicare quel pallone. Ma guardiamo ancora la sbracciata di Griffin dopo lo snap difettoso, si salva, guadagna ancora 2 secondi e poi mette per aria un Patriot, un missile Patriot. E anche questa inquadratura non ci consente di valutare bene il pallone, perché coperto dal corpo di Volonnino, che aveva fatto un mezzo miracolo. Rumoreggia topica il pubblico colossale, sì, degli arbitri. Nell'essersi perso un vistoso holding, nonché interferenza di Francesco Vasini, graziando i Panthers Parma. Adesso invece terzo down, blitz di Parnell, preso bene, scappa a sinistra Ryan Griffin, va a cercare di prendere il primo down, allunga il pallone, dovrebbe essere sì riuscito a muovere la catena, anche se il cronometro lui stesso si muove, perché Griffin è stato fermato in campo e gli Scorpions non sembrano voler utilizzare il loro ultimo time out. No, invece lo utilizzano, Matteo. Direi che è assolutamente il caso. Terzo e ultimo time out. Terzo e ultimo punto. Io ho ancora negli occhi la sbracciata di Griffin. Cioè,
di adesso non voglio dirmi topica degli arbitri a penalizzare gli Scorpion, ci hanno comunque levato una giocata che finiva negli highlight, nella top 10 del passing game della IFL stagione 2024. Mamma mia, Ryan Griffin. C'è anche da dire che non siamo in NFL, quel fallo sarebbe valso 15 yard e non un fallo, certo, combinato nel punto in cui ha subito il contatto Volonnino, quindi c'è una certa differenza, più o meno ci avrebbe riportato alla situazione attuale, magari con qualche secondo in più sul cronometro e un timeout in più per Varese. Ciononostante, quel contatto era piuttosto evidente, Vasini non aveva idea di dove fosse il pallone e gli arbitri hanno graziato la difesa coordinata in maniera impeccabile fino a questo momento da Daniele Rossi. Linea delle 32 per Griffin e gli Scorpions, che adesso hanno 51 secondi e nessun timeout per provare a mettere dei punti in questo finale. Blitz di Parnell, timeout per Parma prima dello snap. Matteo, sì, Parma timeout, Panthers primo timeout. E allora andiamo da Alberto. Che non sento in questo momento. Nonostante gli abbiano sostituito il microfono, continua la giornata difficile per le connessioni radio qui al Francos. Lo riprendiamo noi. Controllo del commento con Panthers, che voleva vederci chiaro, hanno chiamato questo timeout. Federico, al di là dell'ultimo episodio che ci ha fatto parlare e discutere, possiamo dire che i Panthers hanno impastato l'ennesimo primo tempo perfetto? Assolutamente, come al solito nei playoff i Panthers Parma sono in grado di tirar fuori dei game plan, dei piani partite estremamente specifici che riescono a identificare i punti di forza negli avversari e portarglieli via, sia a livello offensivo che difensivo. Questo lo abbiamo visto succedere sistematicamente negli anni e lo abbiamo ancora una volta davanti ai nostri occhi in questo pomeriggio del Franco Ossola. Lo zero sul tabellone per l'attacco guidato da Ryan Griffin sta a testimoniarlo. 50 secondi da giocare in questo primo tempo. Difesa molto alta con tre safety profonde, Montaresi, Vasini e Minniti per i Panthers, che vanno in quattro in pressione. Si muove Griffin, lancia una freccia completata per Zanovello. Vorrebbero l'incompleto, però i Panthers Parma vorrebbero che Zanovello avesse messo i piedi fuori dal campo dopo la ricezione. Direi che gli arbitri gli danno ragione, Matteo. Sì, sembra proprio anche. Andiamo a rivedere. Sì, direi che Zanovello è fuori. Forse addirittura la prima parte del corpo che tocca a terra è la mano, e quella mano è ampiamente sulla sideline dei Panthers Parma, che forzano l'incompleto. Non riescono veramente a sbavare difensivamente i Panthers adesso, con Minniti a chiamare gli aggiustamenti difensivi dei suoi per amministrare questi ultimi 44 secondi. Quattro in pressione, compreso un blitz di Parnell che arriva davanti a Griffin, ma Griffin si libera del pallone benissimo e va a completare per Zanovello, che questa volta è ampiamente in campo. Credo che si trattasse del numero 8 Griffin, del fratello, ah, in questo sì, caso, certo, che quindi risponde, è McLean Griffin. Risponde alla nostra domanda, che era: sta bene il suo ginocchio? Sì, direi proprio di sì, perché ha corso in piena spinta questa traccia e poi ha ricevuto in elevazione in ottimo stile. È anche riuscito a uscire dal campo, sì, fermando per un attimo il cronometro. Adesso è ripartito al segnale di ready to play degli arbitri, quando il pallone è stato riposizionato al centro del campo. Devono affrettare le operazioni gli Scorpions. Backfield vuoto, quattro ricevitori a destra per Varese. Ancora un blitz di Parnell, ancora libero, ancora un completo sul lato opposto per McLean Griffin, che esce dal campo fermando il cronometro con 14 secondi da giocare. Però manca ancora tanto campo, Matteo, tanto, tantissimo campo, e il campo comincia a scarseggiare.
ed è anche abbastanza così riduttivo pensare a guadagnare una posizione per un field goal che non è, a dire la verità, la specialità della casa, ma la realtà è che c'è bisogno di mettere molti più punti, di provare a metterli almeno 7 punti per poi riparlarne nel secondo tempo, ma sono solo 14 i secondi a disposizione. Altro blitz di Parnell, questa volta preso bene, lancia tutto braccio, Minniti va per intervento, McLean Griffin si lamenta per un po' di contatto che però direi che non può configurare un'autentica pass interference, incompleto, e finisce qui il primo tempo di gioco. Matteo, se Alberto ha uno dei giocatori in campo per la nostra intervista di metà tempo, primo tempo dominato a tutti i livelli dai Panthers Parma, e direi Brian Michitti ha controllato il primo tempo. Vai Alberto. Alberto, ci senti? No, Alberto però non ha ancora un giocatore, aspettiamo se riuscirà. Dicevo, sì. Brian Michitti in controllo totale del primo tempo a livello offensivo, con questi drive molto elaborati che hanno tenuto a lungo il possesso del pallone, ma soprattutto la loro difesa ancora a stupire gli avversari. E adesso Alberto ha Matteo Guelfi, attore del primo touchdown di giornata. Qui con Matteo Guelfi, autore del primo touchdown di giornata, ci ricordavo da sopra, ma si è fatto valere per tutti questi playoff. Insomma, alla prima stagione dei Panthers, come si prova da protagonista, come si prova a vivere queste emozioni su questi palcoscenici? Allora, diciamo che il livello è molto alto, quello che mi aspettavo, e poi niente. Sicuramente Frox è stata una partita molto difficile come questa, ovviamente. La difesa di Scorpos è una difesa molto forte e speriamo che vada bene. Ok, dobbiamo salutare ringraziando l'altro Guelfi, perché giustamente la posta in polio è molto alta ed è stato richiamato dal coaching staff a seguire i compagni negli spogliatoi. Meglio sul campo che davanti al microfono Guelfi, ma è giusto che sia così ed è un bene che sia così. Meglio un buon giocatore che un gran parlatore. Chiaramente era distratto anche dal coaching staff che gli diceva: ehi, non perdere la concentrazione, non vogliamo sentire grandi discorsi. Discorsi li fa Brian Michitti, che ha tutta la leadership dimostrata anche con la gestione di questo primo tempo, che come dicevi tu ha visto i Panthers in totale controllo di ogni fase del gioco, e ti direi anche un atteggiamento in puro stile Panthers Parma, sì. All business, specie in una partita così importante. Rory, rimaniamo concentrati, abbiamo fatto un ottimo lavoro fino a questo momento, abbiamo controllato la partita, abbiamo eseguito tutto quello che ci siamo prefissi in settimana e su cui abbiamo lavorato. Direi tanto di cappello al coaching staff ducale. Adesso la palla è nella mano del coaching staff opposto, trovare le contromisure, trovare la maniera di scardinare quella retroguardia parmense che fino a questo momento è stata pressoché perfetta. Vorrei essere una mosca per essere nello spogliatoio degli Scorpions Varese, perché se conosciamo un pochettino il personaggio sanguigno che è Coach Holt, proverà sicuramente a dare una scossa, e non sono sicuro che saranno poesie e versetti che dedicherà ai suoi, ma proverà, credo, a dare una vigorosa sveglia sia alla difesa che all'attacco, perché rientreranno in campo col possesso del pallone e questo primo possesso ha già il sapore di ultima chance, perché i Panthers hanno dimostrato che se gli si lascia il pallone la partita la fanno loro. Allora, riuscirà Coach Holt a suonare la sveglia per i suoi e a ribaltare la partita come fece alla quinta settimana? Lo scopriremo tra una decina di minuti, quando ci ricollegheremo per il secondo tempo. State con noi.
siamo per il secondo tempo della prima semifinale del campionato Italian Football League 2024. Panthers Parma avanti 17-0 contro gli Scorpions Varese, padroni di casa fino a questo momento imbattuti nel campionato. Federico Pasquini con Matteo Pella e Alberto Cantù. Matteo, primo tempo dominato dai Panthers Parma, primo tempo in cui hanno fatto vedere su una squadra in grado di preparare le partite come forse nessun'altra nel panorama italiano e poi di eseguire quanto preparato in allenamento, un coaching staff che ha trovato tutte le misure giuste per arginare la squadra che fino a questo momento aveva vinto tutte le partite del campionato. McLean Griffin quasi del tutto annullato, Ryan Griffin sicuramente limitato, running game degli Scorpions inesistente e poi anche a livello offensivo la capacità di sostenere i drive, di guadagnare yard, di macinare cronometro e alla fine segnare punti. E la capacità che avevi già tu fotografato nel primo tempo di disinnescare sistematicamente i key players sia offensivi che difensivi, i protagonisti della stagione degli Scorpions di questa di questo campionato, offensivi e difensivi, i nomi che vi rimbombavano nel vostro sistema surround di casa e inondati dai nostri microfoni, i nomi dei protagonisti sono pressoché scomparsi, non c'è stato spazio per nessuna giocata al peperoncino, nessuna giocata, come dico io, col punto esclamativo, mai una possibilità per gli Scorpions di riguadagnare un po' di afflato. Tutto quello che gli Scorpions sono riusciti a fare, abbastanza poco, se lo sono dovuti veramente guadagnare. Questi Panthers sono in grado di annichilire piano piano ogni avversario e se riuscissero a mantenere il controllo anche su questo secondo tempo, sono proprio la squadra che chiunque sia la finalista d'altra parte non vorrei proprio trovarmi a Ravenna. Anche perché non saprei che cosa mi troverò davanti, perché come detto è una squadra camaleontica, una squadra che è in grado di adattarsi al tuo modo di giocare al meglio in virtù di un personale completo in tutte le posizioni, grande profondità e poi una squadra abituata a giocare a diversi sistemi, molto ben allenata, un coaching staff di cui lo diciamo sempre, si parla sempre troppo poco, che è stata l'ossatura, è stata il filo conduttore dei successi dei Panthers Parma negli ultimi anni, che hanno vinto due degli ultimi campionati sempre con quarterback diversi, con squadre anche molto diverse, con import diversi, eppure questa identità che era la capacità di cambiare per il meglio di partita in partita adattandosi agli avversari. Adesso quello che devono fare gli Scorpions Varese è esattamente questo: cambiare volto, trovare la maniera di controbilanciare le mosse eseguite dal coaching staff di Parma e contrastare questo strapotere visto nel secondo tempo, esemplificato dal punteggio dopo il kickoff. Andremo da Alberto Cantù per sentire gli umori dopo l'ingresso in campo delle due squadre. Bitondi con il calcio molto profondo, raccolto da Silvestri, che può finalmente impostare un ritorno. E però lo special team di Parma, mamma con una mia copertura eccellente. Andiamo da Alberto. Sì Federico, giusto due aggiornamenti per quanto riguarda la situazione infortuni per Varese. Come già avevo annunciato nel primo tempo, Raffaele non sta dalla partita, è ormai completamente svestito e in abiti civili diciamo, quindi non sarà dalla partita, mentre per McLean Griffin, che abbiamo visto dolorante verso la fine del primo tempo, si è trattato di una semplice botta, così ci hanno detto quelli dello staff tecnico di Varese, quindi sarà in campo con il fratello e con gli altri compagni per provare a rimontare questa partita. E nel frattempo no, non dovete aggiustare il colore sul vostro televisore, è effettivamente buio alle 19 sopra Varese, cielo che minaccia pioggia, i fari del Francossola sono già accesi, temperatura glaciale, forse 15 siamo sui gradi, 17, ma fa freddo, ve lo assicuro, per essere metà giugno, partita che sembra veramente destinata a trovare il suo finale in un clima anche meteorologico epico.
Uno snap diretto per McLean Griffin, che legge bene e con grande pazienza i suoi bloccatori, poi viene fermato in rimonta da Gianmarco Grossi. Però vogliono cambiare passo gli Scorpions Varese, cominciano con una chiamata e una formazione che ancora non si era vista. Sì, una prima variazione sul tema, probabilmente c'è bisogno di ben altro per scardinare la difesa dei Panthers. Molto utilizzato lo snap diretto a McLean Griffin a inizio stagione, poi un po' abbandonato. Situazione poi invece regalata principalmente a Riccardo Crosta. Adesso nella posizione di quarterback torna Ryan Griffin, che svuota il suo backfield. Quattro in pressione per Parma. Si muove Griffin verso destra, non trova nessuno, deve correre. Spinto fuori dal campo da parte di Caccialupi. Vicino ad un primo down, ma sarà terzo tentativo e corto per Parma, o così sembrerebbe, per Varese, scusate. Griffin costretto a scappare sul suo lato destro, perché dal lato opposto della linea di difesa Simone Bernardone, il numero 90, redivivo, scongelato dal suo ritiro per rientrare a far parte del roster, stava già creando del gran danno, trascinandosi dietro almeno un paio di giocatori di linea offensiva degli Scorpions. Bernardone, giocatore sicuramente di impatto per tanti anni, e anche in questo finale di stagione dice la sua. È arrivato infatti il primo down, portata per Silvestri. Avevamo il dubbio fino all'ultimo, in realtà gli arbitri avevano dato il primo down. Provvidenziale rientro di Simone Bernardoni al centro in virtù del ritiro in corsa di Elia Viviani. Andiamo a rivedere la portata di Silvestri, placcaggio per Vanni Belli, che limita il guadagno a sole un paio di yard. Tanta rotazione, tanti cambi nella linea difensiva di Parma, che per anni è stata costituita da quei quattro giocatori. Adesso un lancio per Griffin, va a trovare bene Rai a incrociare il campo, gran placcaggio per Montaresi, ma primo down per gli Scorpions sulla linea delle 40. Matteo Rai è un giocatore che è cresciuto tremendamente dallo scorso anno, mi sembra che abbia ancora grandi margini di miglioramento, tenetelo d'occhio, perché anche in ottica nazionale mi sembra veramente un fisico e una testa ben abbinati, dice la sua, anche con questa grande ricezione che muove la catena. Prima stagione in Italian Football League per Rai, proveniente dagli Emmers Monza. 7 ricezioni per lui in stagione, 3 delle quali però per touchdown. Adesso una play action per Griffin, rimane bene la tasca, il lancio, che presa! Che magia! McLean Griffin, che prende, primo down Scorpions. Prende questa palla sopra la testa del suo ricevitore con le mani lontane dal corpo. Guardate, lo fa proprio veramente una numero di giocoleria con le mani. Attenzione. In doppia copertura Zanardi e Minniti, ma si aggiusta splendidamente. Mamma mia. Il receiver da Portland State, e c'è vita in quel dell'attacco di Varese, che in men che non si dica si trovano quasi a ridosso della red zone. Primo 10. Altra palla perfetta per Griffin, che l'ha messa dove solo suo fratello poteva prenderla. Adesso un lancio veloce, uno screen, va al centro McLean Griffin, poi torna all'esterno, trova la sideline, taglia al centro, touchdown Scorpions Varese. E finalmente per gli Scorpions è venuto il momento di suonare la carica e di dire, rispondere presenti all'appello. Presente numero uno Ryan Griffin, presente numero due McLean Griffin, che con un paio di ricezioni e quest'ultima con un grande guadagno dopo la ricezione, mandando giù come birilli i difensori, mette lì i primi 6 punti, la sovraimpressione di 18, forse un po' generoso, anche perché andranno per una normale trasformazione da un punto, quindi saranno al massimo 7. Partita che, come auspicavamo, si riapre. Calcio di Granelli, c'entra i pali, e allora McLean Griffin zittito dai Panthers Parma per tutto il primo tempo, fa vedere di che pasta è fatto in questo avvio di ripresa, questa screen, guardate il blocco di
del numero 60 Fabio Cucchiara, che gli spiana la strada verso l'esterno, poi ci mette del suo correndo col pallone in mano, però anche quella ricezione lunga tra Minniti e Zanardi a fare la differenza. Doppio blocco di Cucchiara, che mamma mia, grande grande giocata del numero 60. Andiamo da Alberto sulla sideline. Ha ritrovato la voce in campo McLean Griffin, l'ha ritrovata anche il pubblico dell'Ossola che ha accompagnato il touchdown del numero 8 con un boato incredibile. Devo dire che ho perso il contatto con voi via audio perché è stata sovrastata la vostra voce dal tifo degli Scorpions. Ci voleva, evidentemente era dal primo minuto di questa partita che cercavano un motivo per festeggiare, gliel'ha dato McLean Griffin. Eh sì, veramente il pubblico che aspettava questa giocata dall'inizio della partita finalmente ha potuto sfogare il suo entusiasmo. Bel colpo d'occhio la tribuna centrale dell'Ossola per questa semifinale. Gli Scorpions levano lo zero dal tabellone, iniziando come meglio non avrebbero potuto in attacco il secondo tempo, e adesso però ci vuole che la difesa faccia il suo lavoro. Intanto Filippo Petrello spedisce il pallone praticamente in mezzo ai pali dalla parte opposta del campo, e allora partirà dalle 20 e vediamo, l'attacco di Patterson. Vediamo se la difesa beneficerà a livello soprattutto di baldanza, di approccio psicologico da questa da questo drive offensivo che ha scrollato di dosso un po' di polveri. C'è bisogno di recuperare il pallone, di creare un nuovo possesso, un possesso in più per gli Scorpions. Vediamo se Davide Vuolo e i suoi eseguiranno e riusciranno a inceppare l'ingranaggio dei Panthers Parma. C'è un problema con la catena che è evidentemente corta, come vedete. Sarebbe un primo down, direi 5 yard in questo momento. C'è da allungare quella catena e far sì che i due pali si distanzino esattamente di 10 yard, cosa che adesso avviene. Filippo Zanon in campo come linebacker oltre a Nicolo Fonti per gli Scorpions Varese. In movimento Zatti, portata per Parnell, incrocia bene sfruttando il blocco di Amedeo Vascelli. Blocco di Vascelli molto molto ben portato. Parnell danza sulle punte, riesce a leggere e interpretare al meglio e chiude l'ennesimo down. Credo che Parnell abbia già un'ottantina di yard guadagnate qua e là. Sì, sempre molto incisivo il numero 44 nel portare il pallone. Adesso una play action, il lancio libero al centro, Dario Zatti viene fermato da Principi, ma guardate, lotta ancora Dario Zatti, addirittura tornando un po' sui suoi passi. Però questa azione vi dà un'idea di quanto sia difficile portare a terra il numero 88. Sì, è fisico veramente non comune alle latitudini italiane. 1,97, 105 kg e grande atletismo per quella taglia. Sono già sulla linea delle 47 i Panthers Parma, sempre con Parnell nel backfield a portare il pallone. Si allarga, manda vuoto Vuolo, arriva Granelli, spinge in avanti Parnell, si trascina il numero 9 degli Scorpions per 3 o 4 yard. Altra portata incisiva come guadagno e come fisicità per Parnell. Parnell che va a investire Granelli come se fosse un camion. Guardatelo, abbassa leggermente il casco per andare a impattare sulla spalla di Granelli che viene trascinato al suolo. Rinforzano la linea gli Scorpions, ma guardate ancora i blocchi per Parnell, particolare Enrico Di Franco davanti a lui, consente a Parnell di tagliare per un nuovo primo down. Veramente maiuscola la partita di Parnell, che adesso va a guadagnarsi un meritatissimo riposo sulla sideline, un vero e proprio workhorse per l'attacco. È solo che per gli Scorpions le cose non migliorano, perché a dare il cambio, il fiato sulla sideline, c'è adesso in campo Ryan Minniti e la portata va per lui. Manda a vuoto Schiliro, deve arrivare dalle retrovie Pietro Migliori per evitare che infili la sideline Ryan Minniti.
tutt'altro stile rispetto a quello di Parnell, per Minniti è tutt'altro facile anche nel suo caso prendergli le misure e contenerlo. Secondo e 5. Cambio nel backfield per gli Scorpions. Minniti nel backfield, mostra un blitz Granelli. Va a cambiare qualcosa sulla linea Robbie Patterson. Lancio per lui, non c'è pressione, tiene la tasca, il lancio, tutto libero lungo la sideline, Simone Alinovi resiste al placcaggio, touchdown, Panthers Parma! Simone Alinovi si copre col mantello dell'invisibilità e non mi capacito di come fosse così distante da ogni difensore, poi quando i difensori dopo la ricezione gli si fanno sotto, li manda al bar uno dopo l'altro e arriva fino in touchdown. Non per niente Simone Alinovi, conosciuto per essere uno dei best in the business nella sua posizione, anche pilastro della nazionale di flag football, veramente un atleta poliedrico. Poi nel replay andremo a vedere esattamente la sua capacità nel correre la traccia, creare separazione, separarsi dai difensori e mettere altri 6 punti per i Parma Panthers. The Freak, Simone Alinovi. Diaferia come al solito non sbaglia il punto addizionale e Parma ristabilisce le distanze con un drive tutto di corse e poi un paio di lanci quando non ti aspetti, come quest'ultimo. Alinovi parte al centro contro Schiliro, un mismatch clamoroso per la difesa degli Scorpions, quella marcatura non può stare in piedi. Poi Schiliro chiaramente si aspettava che Alinovi venisse preso in profondità da qualcuno, quel qualcuno non si è mai palesato perché il cornerback di quel lato ha seguito il ricevitore esterno che era andato al centro. Errore clamoroso per la difesa degli Scorpions, però di nuovo la corsa ti martella e ti scopre, e a quel punto poi quando arriva il lancio tendi a essere scoperto. Ma che lavoro di Alinovi per mandare a vuoto Principi e Testoni. E poi anche una gritty dance in pieno stile Justin Jefferson. Andiamo da Alberto sulla sideline. Una vera stilettata al cuore degli Scorpions, dei loro tifosi, questo touchdown di Simone Alinovi che è stato festeggiatissimo sia dal giocatore col ballo a cui faceva riferimento Matteo, ma dalla stessa panchina, perché Alinovi, ricordiamo, arrivava da una stagione non positiva l'anno scorso a causa di numerosi problemi fisici. Quest'anno piano piano ha ritrovato la forma che gli permette di impattare le partite come ci aveva abituato a fare nelle sue prime stagioni in questa Lega. Eh sì, addirittura 2 stagioni travagliate per Simone Alinovi. Alberto, tutti ci ricordiamo i 16 touchdown del 2021 coronato con il titolo dei Panthers Parma, però poi la 2022 e la 2023 sono state funestate da problemi fisici. Invece quest'anno finalmente sano Simone Alinovi, 7 touchdown in stagione regolare. Questi playoff hanno già visto andare a segno il numero 20 2 volte. Adesso palla in mano a Ryan Griffin, che era rientrato bene nel secondo tempo, ma poi questo drive dei Panthers Parma, fisico e come detto molto incisivo, ha un po' fiaccato l'entusiasmo sia sulla sideline di Varese che sulla tribuna del Francossola. Adesso ci vuole un'altra scossa da parte di Ryan Griffin e dell'attacco degli Scorpions. Adesso un'azione trucco, il lancio per Roberto Zanovello dopo un paio di cambi di mano nel backfield, doppiamente fintata la reverse, poi la palla è tornata in mano a Griffin che ha trovato Zanovello libero, vedete? Sì, devono ricorrere a qualche variazione sul tema, qui bravo Zanovello a andare a recuperare quella parte di campo, Griffin lo pesca con precisione e devono effettivamente iniziare a rischiare e a mischiare le carte in tavola gli Scorpion se vogliono riprovare a rientrare nella partita. Sì, è il momento di pescare sul fondo del playbook le chiamate anche più rischiose come questa. Backfield vuoto, una corsa di Griffin che trova spazio
Ma adesso abbassa il casco davanti a Zanardi, cade in avanti con un primo down in territorio favorevole. Anche per Griffin è molto chiaro il concetto di win or go home. Per lui il go home vorrebbe dire doversi andare ad occupare di una lieta posizione come offensive assistant per i Chicago Bears, che lo aspettano, ma lui aveva fatto chiaro e presente che aveva questo impegno che intende prolungare il più possibile con gli Scorpions Varese, quindi ci tiene a tornare in America, sì, ma non subito, vorrebbe prima vincere un anello, come ha dichiarato in settimana qua in Italia, quindi anche attraverso il suo coraggio passa la possibilità di rimonta degli Scorpions. Adesso un lancio, il completo per McLean Griffin, sempre isolato su quel lato sinistro. McLaughlin vende cara la pelle, adesso qualche colpo anche dopo il fischio arbitrale. Sì, Ryan Griffin vorrebbe far aspettare i Chicago Bears un altro paio di settimane e arrivare a giocare l'Italian Bowl a Ravenna il prossimo 29 giugno. Qua vedete, arriva all'ultimo Fabio Cucchiara a tirare qualche colpo al limitare del fischio arbitrale. Gli arbitri però non hanno fatto volare flag. McLean Griffin fermato a una yard al primo down. T-formation per gli Scorpions, che adesso con uno shift cambiano completamente situazione di snap diretto a Crosta. Ancora il doppio cambio di mano nel backfield, la palla torna per Crosta che va a prendere il primo down su una screen. Adesso Crosta 10 yard in avanti con tutta la difesa di Parma avvinghiata. Si infiamma la tribuna dell'Ossola, vola una flag sul finale dell'azione. Non mi ricordo di aver mai visto una tale densità di creatività per un guadagno di una yard su un secondo down per di più, ma ha ragione chi porta a casa il risultato. In questo caso ha ragione Coach Holt, che fa sì, interpretare i suoi. Yard, poi ne sono arrivate 16 bastava grazie yard, al lavoro di Crosta. Un secondo tentativo, no? Per cui hai nella parte diciamo iniziale del playbook almeno 22 opzioni diverse più rituali, e invece qui hanno deciso di far vedere che sono decisi al tutto per tutto. Parma, metà distanza, Michele Minuti commette un fallo personale, forse un colpo in ritardo che avvicina ulteriormente gli Scorpions alla goal line. Sarebbe un fallo da 15 yard, ma nel caso in cui si è più vicini di 30 yard si combina solo metà della distanza che separa la squadra offensiva dalla end zone, come in questo caso. È cominciato a piovere. Eh sì, comincia a piovere sul Francosolo. Le previsioni che minacciavano temporale alla fine hanno avuto ragione. Pallone posizionato sulla linea delle 12, direi, ma la chain crew, coloro che si occupano della catena, erano rimasti ancora a metà campo. Adesso si posizionano all'ultimo, sì, palla sulle 13 direi, quindi gli Scorpions potrebbero prendere il primo down senza segnare, atterrando nelle ultime 3 yard di campo. In questa situazione Dylan Auriemma, il running back alla sinistra di Griffin, McLean Griffin isolato a sinistra, 3 ricevitori a destra, palla per Auriemma che cerca di girare l'angolo a Leone. No, perde il pallone. Avevo visto un... uscito dal campo con un guadagno di circa 5 yard. Per un attimo ho visto un qualcosa che schizzava via sul terreno. Andiamo a vedere il replay, Matteo. Bel lavoro di Leone che costringe Auriemma a temporeggiare. La palla è andata. Era andata via fuori dalle mani, quindi ancora. Sì, se l'è calciata in avanti. Scusate un secondo, devo cancellare l'appuntamento col mio oculista. Tutto bene, non passo martedì. Avevo visto bene, ma è tutto accaduto in una frazione di secondo. Quindi pericolo scampato per Auriemma e gli Scorpions. Auriemma decisamente sottotono a livello di impiego stagionale rispetto alla scorsa stagione, ma sempre utile, sempre presente quando per c'è da l'emergere chiamare di Silvestri, che adesso certo. È in campo alla sinistra di Griffin. Lancio per lui, va verso la end zone, verso McLean Griffin, coperto da Montaresi e Caccialupi. In zona c'erano anche Minniti e Leone, testimonianza di quanta attenzione stia avendo la difesa di Parma il receiver numero 8. Intanto siamo già a 3 minuti e 12 alla fine del terzo quarto. È volato letteralmente
questo secondo quarto. Due fiammate, una dal lato Scorpions che segnano, dall'altro lato gli Panthers rispondono subito. Adesso siamo ancora qua a cercare di aprire questa partita con questo terzo e cinque. Lancio per Griffin, l'incrocio in end zone, palla troppo alta per Matteo Rai, che pura 1,94 di altezza, sarà quarto down e non vedo alternative per coach Holt al tenere l'attacco in campo. Certo, assolutamente, devono anche segnare subito perché la pioggia sta scendendo copiosa e sappiamo che storicamente la pioggia non è particolarmente amica di chi deve recuperare nel punteggio magari pesantemente, perché sei costretto magari a mettere palla per aria. La pioggia inficia maggiormente proprio questo aspetto del gioco, ma bando alle ciance, tempo di decisione e tempo di fatti. Quarto e cinque per gli Scorpions, decisivo questo possesso. McLean Griffin riceve in toro interno a destra, il lancio, la pressione su Ryan che deve buttare il pallone in end zone, l'intercetto di Ryan Minniti, l'intercetto di Minniti al ritorno, qualcuno ha perso il casco, Minniti danza e alla fine guadagna solo una quindicina di yard sul ritorno, fermato da Zanovello. Brutta azione, brutta esecuzione per gli Scorpions e alla fine sì. Griffin, tra pressione che arrivava e gioco che si è allungato male con brutto timing, ha buttato il pallone in qualche maniera verso la end zone. Sì, il Cucchiara aveva perso il casco e potrebbe esserci una penalità relativamente a questo aspetto. Incredibile l'elevazione. Sportivo numero 60 Scorpions, 15 yard di penalità e un primo down. È proprio così. Si macchia anche appunto di una penalità che aggrava la posizione degli Scorpions di ulteriori 15 yard. L'abbiamo visto nel replay, se ci fosse ancora un altro replay magari in un altro frangente non sarebbe male, perché l'elevazione di Minniti in quella situazione ha detto marameo alla supposta pubalgia, perché è andato lui, che alto non è, è andato più su di tutti per prendere quel pallone e lo ha controllato con una mano. E tra l'altro battagliava con McLean Griffin, esatto, che basso non è e nemmeno uno che non è in grado di saltare. Parma riconquista il pallone, Parnell nel backfield, formazione compatta, segue il blocco di Penini, Parnell corre al centro, ancora anche un buon blocco da parte del numero 51 Vascelli, ancora una volta arriva un attacco di Parma, comincia a salire i giri, comincia a dominare la linea di scrimmage. E pur gli Scorpion presentandosi come terza miglior difesa sulle corse, oggi sembrano veramente totalmente passivi su questo running game condotto magistralmente, soprattutto da Parnell. Ancora Parnell, segue il blocco di Zatti, taglia ancora una volta in maniera fulminea nord-sud al momento giusto, devono arrivare le safety, Principi in particolare, per limitare i danni. Ma è un altro primo down, Parma continua a imporre il proprio volere sul terreno. Sì, Parma padrona veramente del campo anche in questo frangente. Adesso si rivolgono verso la propria sideline dove arrivano le sapienti indicazioni di Brian Michitti, che li ha guidati fino a questo punto. Attenzione di portarle fino a molto più avanti. Scivola Parnell, ecco sì. Solo in grado di fermare Parnell è se stesso, ovvero l'impatto con il terreno che sta probabilmente diventando più scivoloso lo costringe forse alla peggior giocata, la giocata meno produttiva della sua incredibile partita. Adesso Parnell fa un altro giro in panchina ed entra Ryan Minniti. Sì, Parnell ha provato come in precedenza a muoversi est-ovest e poi all'ultimo tagliare in verticale, qua poi però è scivolato. Terzo down, 10 yard da prendere, movimento anticipato sulla linea, sì. Gli arbitri fermano il gioco Volo. Prima dello snap e quindi probabilmente va contro l'attacco. Sì, contro l'attacco. Okay. Aspettiamo la chiamata arbitrale, Parma vorrebbe un encroachment, quindi un fallo contro la difesa. Forse Michele Bianchi che ha indotto poi Volo a muoversi, vediamo, tanto ce lo chiariranno a brevissimo. Difesa 52, 5 yard di penalità. E ha ragione, il fallo viene chiamato a Schiliro, numero 52, ha ragione Parma che prende e porta a casa queste 5 yard che trasformano il secondo e 10 in un secondo e 5.
dalla linea delle 43. Minniti dalla Peaceful Formation va a portare il pallone, penetrazione di Fonti che impatta Minniti, poi arriva il resto della difesa di Varese a fermare il numero 2 e a forzare il terzo down. Sì, terzo e 6 per i Panthers. Qualche esce Deiana in questo momento, che ha lamentato, sì, ha lamentato, ha fatto un gesto come se non fosse totalmente in ordine, avesse bisogno lui di uscire. Non male la sua partita, considerato che è stato inserito sostanzialmente sì, in rincorsa, che esca su un down chiave come questo, ma evidentemente non sta bene, infatti è messo da parte, è assistito anche un attimo dallo staff medico, forse problema di casco. La corsa di Patterson, fermato, ma poi cade in avanti. Per un attimo è sembrato che la difesa di Varese avesse effettuato lo stop, ma poi il quarterback da Montana si è buttato in avanti e ha mosso la catena. Intanto magari se Alberto è sulla sideline degli Scorpions, vedere com'è la condizione di Deiana, che è andato sotto la, tra virgolette, tenda medica, così tra le altre informazioni, perché è un giocatore sicuramente utile lì nel mezzo, soprattutto se si tratta di creare magari dei turnover, ma vediamo che Alberto è dall'altra parte, quindi magari questa informazione ci arriverà più tardi, ma è molto più importante quello che accade sul terreno di gioco. 9 secondi alla fine del terzo quarto. Parnella a portare il pallone, buca il lato destro dalla difesa di Varese, ancora bel lavoro dal punto di vista dei blocchi su quel lato per i Panthers Parma. Arriva il primo down, Michele Bianchi a Medio Vascelli a spingere su quel lato. Intanto finisce il terzo quarto di gioco, un quarto in cui i Panthers Parma hanno amministrato bene, hanno incassato la partenza lanciata degli Scorpions, ma poi con un drive hanno ristabilito le distanze, poi hanno subito un ulteriore drive di Varese, ma la loro difesa a fare la giocata vincente con l'intercetto di Minniti al quarto down, a negare ulteriori punti a Varese, quindi si va nel quarto periodo con 17 punti di vantaggio per i Panthers e noi andiamo da Alberto. Deiana sembra avere un problema alla spalla, magari al prossimo collegamento saprò dirvi qualcosa di più. Nel frattempo è un aggiornamento meteo doveroso, perché ormai piove da una ventina di minuti, è una pioggia fitta ma fine, quindi non parla neanche un acquazzone, quell'acquazzone che prevedevano i servizi meteo. Io naturalmente mi auguro che le situazioni migliori e che non peggiori, sia per lo spettacolo in campo sia per la mia salute, visto che in caso di pioggia sarò costretto a chiedere asilo politico a una delle due sideline. Ci arriva intanto in cuffia un'altra segnalazione Deiana, si tratta di un problema al pollice, che è una cosa molto noiosa per un uomo di linea di difesa, ma c'è nuovamente Parnella a portare il pallone, si guadagna spazio a largo e poi arrivano in gang tackle a fermarlo, ma non prima che lui abbia guadagnato le ennesime 5 yard, che secondo me lo fanno tranquillamente sconfinare oltre le 100 yard personali. Eh sì, facile che abbia passato le 100 Parnella. Sì, ma a suon di corse da 3-6 yard, perché raramente lo abbiamo visto chiudere corse sopra le 10-12 yard, non big plays, ma un martello costante che ha tenuto sotto scacco e sotto il suo gioco la difesa degli Scorpions Varese. Rimane in campo il numero 44, ancora un movimento anticipato sulla linea, gli arbitri non fermano il gioco, Patterson si prende un paio di colpi gratuiti, però evidentemente la penalità era contro la difesa e quindi gli arbitri hanno lasciato andare il gioco per poi concedere all'attacco l'opzione tra accettare la penalità e ottenersi l'esito del gioco. Non vedo flag sul terreno di gioco. Però il movimento anticipato sulla linea era è sembrato abbastanza palese. Assolutamente d'accordo con te. Adesso si cambia il pallone in campo, ovviamente il pallone si bagna, diventa difficile da maneggiare, quindi per gli addetti sulla sideline c'è un lavoro extra in queste situazioni nel tenere asciutti e puliti i palloni e metterli in campo all'ultimo secondo. Parnell rimane nel backfield, terzo down e 10, corsa per Parnell, l'impatto sulla linea, cade in avanti Parnell, mi è sembrato l'Ardera il primo a contrarre
Parnell, ma un conto è colpirlo, un altro è portarlo a terra. Sì, è tutt'altro paio di maniche portarlo a terra. E qui sì che il suo fisico abbondante, diciamo così, gli va in aiuto, perché se lo porta dietro con una potenza nella parte bassa del corpo fuori misura, un vero e proprio trattore, ma anche capace di cambi di direzione sorprendentemente repentini. Quarto down, lascia l'attacco in campo Brian Michitti, sempre con Parnell nel backfield. Altra corsa per lui, la penetrazione di Varese, resiste Parnell, va a cadere in avanti. Non credo che... Sembra leggermente corto, sì, sembra corto, da dove l'arbitro della linea laterale sembra intenzionato a posizionare il pallone. E questo vorrebbe dire che Varese riconquista il pallone sud. Andiamo a rivedere, Parnell fermato da vuolo in rimonta, deve raggiungere quella linea delle 15 yard e sembra essersi fermato leggermente corto. Attenzione però, flag sul terreno di gioco sulla linea delle 21 in questo momento. Aspettiamo la chiamata arbitrale. Holding 54, 10 yard di penalità e si rigioca il down. Holding, attenzione, holding di Franco. Parma, scusate, Varese, se non fosse stato primo down avrebbe tranquillamente potuto declinare questa penalità. E forse è questo che sta dicendo il capitano Davide Vuolo. Primo down. No, no, lo decliniamo. Non ho capito. Abbiamo qualche il nostro extra content capo arbitro dalla sideline. Ha lasciato il microfono aperto, però è esattamente questa la situazione. La penalità viene declinata perché Parma non aveva preso il primo down. Non ha senso per loro accettare la penalità, perché declinarla vuol dire riprendersi il pallone, che è la cosa più importante in questo momento. Assolutamente sì, c'è ancora da discutere. Vediamo nello specifico Alinovi, che è sempre primo sia quando si tratta di fare big plays, ma anche quando si tratta di come dire, fare un po' di trash talking. Esatto, trasalire un po' con avversari e con gli arbitri. Si scende la zizzania e gioca con i Panthers. Alinovi è abbastanza una garanzia, sanguigno come giocatore, poi lo riflette anche nella veemenza del suo stile di gioco. C'è ancora bisogno di riordinare un pochettino le magari idee. Andiamo da Alberto, che era sulla sideline. Sì, due principalmente gli avvenimenti che hanno turbato la tranquillità di coach Holt. Il primo è il fatto che tre difensori degli Scorpions hanno avuto premi col casco, non potevano entrare, tra cui Sebastian Valencia, poderoso numero 62. E poi naturalmente quell'incomprensione quando si è trattato di declinare o no su quel primo, forse primo down, forse non si è capito, sul quarto tentativo di Parma. Ora sembra essere tornata un po' di calma, perché si è ristabilito tutto per il meglio. Eh sì, e Varese riavrà il pallone, direi dalla linea delle 12, anche se c'è ancora un po' di confusione a livello di chain gang, sì, la crew che si occupa di catena e down marker, ossia quel palo col numero che contraddistingue il down o tentativo che si sta giocando. Adesso si riallineano esattamente sulla linea delle 16 e da lì ricomincerà il drive degli Scorpions. Varese con le spalle al muro, 10 minuti da giocare per chiudere la partita, pioggia battente sul Franco Ossola e 17 punti da rimontare per Griffin e compagni, che adesso non possono più sbagliare. Un po' di incomprensioni sull'uomo che deve andare in motion, si muovono sia Piazzi che Griffin, adesso in movimento ci va Griffin. Uno shovel pass inteso per Griffin, gioco che abortisce. Sì. Continuano a effettuare chiamate creative. Questa sì, Griffin Ryan si gira all'ultimo momento e non si rende conto che McLean, suo fratello, era probabilmente un paio di yard indietro rispetto alla posizione. Questo è un gioco magari che non hanno provato 20 o 30 volte in allenamento. Era un gioco virato proprio sull'effetto sorpresa, quindi non vede particolare successo. Secondo e 10. 5 ricevitori esterni con Buccellato e Silvestri in posizione di wingback. Mostra un blitz Parnell, torna sui suoi passi, brutto lo snap raccolto da Griffin, che adesso deve buttar via il pallone solo per evitare il sack. È un altro snap basso
o comunque eseguito male, mi sembra il terzo della partita, terzo per Luca Brivio, il centro, e diversi che non sono usciti particolarmente precisi. Poi Griffin è molto freddo e ha braccia lunghe, è andato a recuperare, però le traiettorie degli snap non sono state le migliori oggi. Adesso la pioggia non facilita per nulla, qui addirittura Griffin ha evitato la safety perché era, credo, nel momento del lancio con i piedi nella end zone, quindi non aveva veramente altra scelta, ne è ben consapevole. 9.51 sul cronometro, 7.24, terzo e 10. Uno screen per McLean Griffin, la solita tunnel screen che abbiamo visto tanto in campionato, l'hanno vista anche i Panthers Parma, l'ha vista Parnell che ferma inesorabilmente il gioco. Quante volte abbiamo nominato Parnell durante questa partita? 372. Da una parte e dall'altra del pallone. Esattamente. Mamma mia, Jay Parnell, uomo partita. Quarto down, 8 yard a prendere. Vanno con il punt. Petrillo addomestica il pallone. Buono il calcio di Petrillo. Non c'è un ritornatore schierato per Parma. Adesso palla rimbalza bene per Varese. Muore sulla linea delle 30 e quindi sono oltre 50 yard di punt per Filippo Petrillo, e però la difesa di Parma ha tenuto e ha riconquistato il pallone per i suoi. Chiamare quella tunnel screen, che è stata una chiamata rifugio per gli Scorpions Varese per tutto il campionato, in quella situazione probabilmente Parma se l'aspettava, sicuramente l'aveva preparata. Andiamo da Alberto prima dell'inizio del drive. Ha iniziato un po' in sordina Parnell quest'anno, ma oggi tra le corse e anche la sua efficacia come difensore sembra di vedere mamma un po' mia, una sorta di cosplayer, di imitatore di Alexis Ramos, l'eccellente linebacker che lo scorso anno ha dominato per Parma. Calza assolutamente la tua osservazione. E qua va a portare il pallone, questa volta contratto da un placcaggio corale degli Scorpions guidato da Davide Vuolo. Così come calza la tua considerazione su quella tunnel screen letta bene dai Panthers, tant'è che minuti è andato molto vicino, non dico all'intercetto ma quantomeno a un deflettio proprio sulla traiettoria da McLean a McLean, da Griffin a Griffin. Sì, una chiamata che sui down chiave gli Scorpions hanno usato tanto in stagione regolare. Solo 2 yard per Parnell al primo tentativo, secondo down e 8, cronometro che va, 5 sulla linea per gli Scorpions più 2 linebacker appostati, mostra un blitz da non, lo effettua, la portata di Parnell che trova un pertugio, si infila in avanti, fermato dallo stesso Zanon e da Federico Di Gennaro. C'è una flag sulla linea di scrimmage lanciata dall'arbitro della sideline lontana. Offside, difesa numero 9, 5 yard di penalità, si rigioca al side. Stefano Granelli allineato nella zona neutrale, quella del pallone, al momento dello snap vanifica il buon lavoro corale della difesa e regala 5 yard agli avversari che si trovano a giocare adesso un secondo down e 3 sulla linea delle 38. Parnell rimane nel backfield a fare gli straordinari. Linea rinforzata per i Panthers Parma, va a correre sul lato destro, Parnell fa un paio di rollout, resiste a 3 placta. Linea rinforzata da Parma che adesso ha 6 uomini in attacco sul terreno, adesso Bianchi però esce. Sì, Bianchi esce per alleggerire un pochettino il appunto fronte di linea. Come la sortisci e come la schieri, la linea d'attacco di Parma comunque è una garanzia. Forse non servirebbe il miglior Parnell per correre così bene, però poi lui interpreta alla grande anche l'intesa dietro i blocchi. Altra cosa per Parnell, blocco di Penini, blocco di Virlinzi, il centro numero 53 che spinge sul punto d'attacco della corsa e Parma guadagna altre 8 yard. Una linea d'attacco, Matteo, che anche lei ci ha messo un po' a entrare in forma, a trovare l'intesa, ci sono stati un po' di cambi e però poi alla fine l'amalgama l'ha trovato, la capacità di giocare insieme anche, e direi che i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi. Miglior attacco sulle corse del campionato, miglior attacco in assoluto del campionato e oggi dominio assoluto contro una difesa degli Scorpions Varese che era terza contro le corse, sì, in Italian Football League.
secondo down, 4 yard da prendere. Minniti adesso il running back, palla pasticciata tra centro e quarterback, cade, direi rimane dei Panthers Parma. Andiamo da Alberto. Due infortunati tra gli offensive linemen dei Panthers, Virlinzi oltre a Bianchi, qualche problema. Ora vedo che Virlinzi prova a rientrare, chiede di rientrare, ma è uscito proprio per un problema fisico. E in effetti è sostituito da Matteo Camerlengo nella posizione di centro, Camerlengo numero 55. E forse anche questo spiega l'errore avvenuto poco fa, oltre ovviamente alle condizioni atmosferiche. Continua a piovere sul Francoscolo, mostra blitz Varese, si aspetta la chiamata da Bacci, gli arbitri però fermano il gioco con il loro fischio prima dello snap. C'è un time out da parte dei Panthers Parma, evidentemente c'era un po' di confusione. Rientra Virlinzi, o almeno così pare. Vediamo con che pacchetto di linea offensiva ritorneranno in campo i Panthers Parma dopo il time out. Magari torniamo con più calma da Alberto sulla sideline. Sì, dovrebbero rientrare entrambi gli offensive linemen che hanno avuto qualche problema fisico per quanto riguarda Parma. Per Bianchi un problema al collo, Virlinzi sembrava un problema alla gamba destra. Chiaro che questo è il momento in cui l'offensive line deve dare il suo massimo contributo per congelare il risultato. Ho visto anche Mattia Penini utilizzato con un pochino più di frequenza in questo secondo tempo, lui che è una sorta di fullback barra uomo di linea aggiunto. E grazie Alberto. Sì, in effetti sembra che adesso Parma torni in campo col pacchetto a 6 offensive linemen, con il numero 76 Christian Mattarei nella posizione di tackle destro, Di Franco nella posizione di tackle sinistro e Bianchi come tackle aggiunto sempre sul lato sinistro insieme a Zatti. Adesso si allarga Minniti, seguito bene da Granelli, poi trova il modo di cadere in avanti con un primo down, Ryan Minniti. Adesso volano parole e colpi di troppo tra le due squadre. Il clima da un punto di vista atmosferico è molto molto freddo, ma in campo sicuramente più elevata la temperatura. Christian Mattarei, un giovane di belle speranze, 42 anni per lui, ma risponde presente alla chiamata di coach Michitti quando c'è bisogno di rimescolare le carte in un offensive line che comunque è arrivata alla fine di questa stagione, può presentare anche quindi può presentarsi a ritirare il conto anche della parte infortuni. Genericamente, a parte l'infortunio a Minniti, Parma ha goduto di una discreta salute, non hanno avuto troppi infortuni, così come Varese, a testimoniare sicuramente un'ottima preparazione anche da un punto di vista fisico. Per Varese c'è anche una età media probabilmente tra le più basse in assoluto in Italia. Sportivo numero 61 Scorpions, a palla morta, comportamento antisportivo numero 20 dei Panthers, ed è un primo down. C'è un doppio comportamento antisportivo, uno contro il numero 20 di Parma che è Simone Alinovi, poi chiamato contro il 61 di Varese, ma Varese non ha un numero 61 in campo quest'oggi. Le due penalità di fatto si annullano a vicenda, rimane il primo down conquistato su corsa da Ryan Minniti, che mantiene il possesso per i Panthers Parma. Adesso torna Jalen Parnell nel backfield, uomo da Western Oregon, stessa università di Ryan Minniti. Adesso l'uomo su linea aggiunto è sul lato destro, era sempre Bianchi che si sposta, ed effetti si è andato a correre su quel lato con risultato abbastanza mediocre una volta tanto. Ma in questo momento il risultato che veramente conta per Parma è continuare a far scorrere il cronometro, perché gli Scorpion sono indietro di 3 possessi, non basterebbero 2 segnature con trasformazione da 2 per riportarli neanche a pareggio. Quindi Parma che effettivamente inizia a vedere il traguardo, e giocare col cronometro fa anche parte del game planning di questi frangenti. Specie se hai il miglior attacco su corse della Lega. Jalen Parnell trova chiuso, cerca di rimbalzare all'esterno, ma è chiuso anche lì. Guadagno minimo, sarà terzo down. Ma davvero per Parma quello che conta è far andare il cronometro. E qua non è detto che si giochi sui 4 down eventualmente per spremere più cronometro.
Sì, perché volendo anche dovessero riconsegnare il pallone agli Scorpions, dovessero anche segnare, sarebbe ancora molto molto lunga. Diciamo che con un altro drive da Parma Panthers potrebbero avere la meglio, ma non vendono mai così facilmente la pelle agli avversari. Nuovamente palla al martello Parnell, che si allarga per guadagnare un pochettino di spazio. In questo caso è Granelli a fargli davanti, a portarlo a terra, ma sempre quello che conta è che da 4.18, 4.16, 4.15 il cronometro continuerà a scendere fino alla nuova rimessa in campo, rimessa in gioco del pallone per questo quarto e due. Granelli c'è sempre lì all'esterno, però qualche yard la concede, come in questo caso. Granelli, il miglior placcatore degli Scorpions Varese per il secondo anno di fila. Forza il quarto down, e come previsto Michitti lascia l'attacco in campo, sempre con questo personale pesante su uomini di linea. Portata per Parnell, gran penetrazione per Sottura che impatta Parnell. Adesso dipende tutto da dove piazzano il pallone gli arbitri. Sottura che ha fatto un discreto campionato, oggi non è entrato particolarmente nel vivo dell'azione. Primo down, Scorpions, che fermano ancora l'attacco avversario sui down, però il problema rimane a livello offensivo. Scorpios, inabilità che... nel muovere il pallone, Matteo. Scorpios che hanno dalla loro tre timeout e 3 minuti e 30, questo è il capitale che hanno a disposizione, ma contro hanno i Parma Panthers e gli dei del cielo, che adesso stanno mandando la pioggia ancora più copiosa su un perfettamente illuminato stadio Ossola, che sta anche tenendo da un punto di vista del terreno. Tre pressione per Parma. Il lancio di Griffin scivola, volonnino. E qui c'è un altro fattore, che a queste latitudini sembra minimo, ma ha il suo peso. Giocatori che hanno iniziato questa partita con le scarpe con la tacchettatura da asciutto e non necessariamente hanno a disposizione anche quella da bagnato, hanno potuto cambiarle, quindi errori come questo, con un giocatore che perde grip sul terreno, sono destinati a diventare abbastanza la norma. E la scivolata di Volonnino vanifica il lancio di Griffin. Secondo down, Brizzi Parnell preso bene dalla pass protection di Varese. Il lancio, l'intercetto per Caccialupi, che direi manda i titoli di coda e stacca il biglietto per Ravenna, per i Panthers Parma. Non sarà un lungo viaggio quello che da Parma li porterà a Ravenna il 29 di giugno, ma è stato un lungo viaggio l'evoluzione che questa squadra ha fatto nella stagione. È stato anche un lungo viaggio quello di questo pallone messo in aria da Griffin, su cui Caccialupi è riuscito ad aggiustarsi e andare poi con la giusta esperienza per tenerlo su e riportare il possesso in casa Panthers. Dicevo, non sarà un lungo viaggio quello di Ravenna, da Parma a Ravenna, ma è stato un lungo viaggio quello che ha portato i Parma Panthers al livello migliore, allo stato di forma migliore, proprio nella fase clutch. Interpretazione Brian Michitti, stile Parma Panthers. Miniti a portare il pallone, Sottura gli si taglia davanti e allora lui va al centro, si accontenta di un paio di yard, ma soprattutto è felice di far continuare a correre il cronometro. Sì, Parma salita di livello progressivamente durante la stagione ed entrata in forma al momento giusto, come testimonia la vittoria nel finale di regular season contro i Guelfi Firenze, una delle squadre che potrebbero trovarsi davanti all'Italian Bowl. Se la vedranno domani con i Dolphins Ancona. Non perdetevi l'altra semifinale su DAZN. Però in generale una squadra che ha tolta la sconfitta con i Frogs Legnano nell'ultimo mese di stagione regolare, ha decisamente raddrizzato la barca e adesso veramente sembra girare al meglio un po' in tutti i reparti ed essere in grado di sfruttare tutta la propria versatilità e completezza. Portata per Minniti, placcaggio per Davide Vuolo, terzo down in arrivo.
uno dei pochi, dei rari placcaggi di Davide Vuolo, a cui andrebbe eretta probabilmente una statua, se non fosse che è ancora troppo giovane qui fuori al Francosola per quello che ha fatto vedere, per la crescita dalla scorsa a questa stagione. Oggi però, nella partita che conta, si è trovato imbrigliato nel game plan offensivo dei Parma Partners, che non lo hanno lasciato esprimere, non gli hanno lasciato modo di diventare un fattore, cosa che era stato per tutte le partite. Altra corsa centrale di Parnell, forse quella fino a questo momento meglio difesa coralmente dalla difesa degli Scorpions. Altro placcaggio per Sottura, che forza il quarto down. Ormai la safety numero 32 è a pattugliare direttamente la linea di scrimmage, schierato a livello dei linebacker. Viene cambiato il pallone, posizionato sul terreno proprio all'ultimo momento per evitare che si bagni troppo. Quarto down, 4 yard da prendere. Parlane al backfield, portata per lui, e Parnell va a muovere la catena, avvicinando ulteriormente i Panthers Parma all'Italian Bowl. Veramente grande partita la loro, grande preparazione della partita, grande esecuzione in campo, disciplina, la capacità di proporre agli avversari. Minuto e 32, gameplay complessi, Matteo. 1-3-2. 1 minuto e 32 alla fine del secondo ed ultimo 1:39. Tempo. E 1:39 alla fine della stagione degli Scorpions Varese, Matteo, che a questo punto sembra inevitabile. Pasticcia con lo snap Robbie Patterson, poi lo riconquista. La cosa importante è mantenere il possesso. C'è un timeout sul campo. Timeout Scorpion, secondo timeout. Gli Scorpions chiamano comunque il loro timeout. Vogliono provare a riconquistare il pallone. Se c'è una cosa che sappiamo è che Coach Holt allena fino all'ultimo secondo. Noi nel timeout approfittiamo per andare sulla sideline da un bagnato Alberto Cantù. Un fradicio Alberto Cantù, che fino a pochi istanti fa stava parlando con Michele Minuti e Vanni Belli. Stavo constatando che effettivamente settimana scorsa ci avevano promesso una grande prova da parte della D-line di Parma, e così è stata, perché è stata poco appariscente secondo la loro partita, ma si è visto dal campo come Griffin, che poi infatti ha lanciato due intercetti, non abbia trovato quella tranquillità che invece era stata evidente in tutte le altre uscite stagionali di Varese. E il merito secondo me è in larga parte degli edge di Parma, che hanno fatto veramente una partita eccellente, seppur poco visibile. Eh sì, gran partita la loro, direi gran partita complessivamente di tutta la retroguardia di Parma a tutti i livelli. Linea difensiva, Parnell ha giganteggiato pur essendo a lungo l'unico linebacker schierato in campo da Coach Michitti e Daniele Rossi, il defensive coordinator. E poi altra gran partita del backfield, molto rinforzato anche in questo caso per contrastare Ryan Griffin, e direi che ci sono riusciti. Due intercetti per l'ex quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, e adesso victory formation per i Panthers Parma, che possono semplicemente inginocchiarsi e mandare il tempo verso lo zero. Time out. Però Holt chiama il suo ultimo timeout, 1:26 da giocare. Comunque dovrebbero, è una situazione di terzo down. A questo punto non so se Parma può semplicemente inginocchiarsi, può giocarsi una volta e poi dovrà comunque rieffettuare uno snap. A quel punto al quarto tentativo, sul quale non può verosimilmente inginocchiarsi per ridare la palla agli avversari, però cambia poco, perché quello che fa la differenza in questo momento è il punteggio. Tre possessi non ci stanno letteralmente in un minuto e mezzo, Matteo. Ma per come si è sviluppata la partita non ci stavano i tre possessi di distacco anche solo all'ingresso del quarto quarto, che solitamente è un'infinità di gioco, ed è il quarto in cui, quando si è in una situazione di win or go home, quindi di spalle al muro, si tende a far capitare quante più cose possibili, costi quello che costi. Oggi veramente il mastice, la resina che questi Parma Panthers hanno calato sull'osso l'ha veramente impastato, imbrigliato questi Scorpions.
L'avevamo visto fin dalle fasi iniziali, avevamo detto attacco macchinoso, Scorpions che sono sotto ritmo. Non era una fase iniziale, erano già completamente irretiti nel game plan dei Panthers. Panthers Parma, che saranno osso duro per chiunque li affronterà nell'Italian Bowl, in cui potranno quindi difendere il loro titolo. Hanno vinto nel 2021, come detto, nel 2023. Adesso potrebbero fare 3 in 4 anni. Adesso si prendono un delay of game. Ritardo del gioco, la palla arretrerà di 5 yard. E finisce una stagione molto promettente per gli Scorpions Varese, arenatasi in questo umido ormai pomeriggio dell'Ossola. È una squadra probabilmente che deve ancora fare dei passi avanti a livello di esperienza, di maturazione tecnica, di maturazione fisica, un roster come hai detto ancora molto giovane, inesperto a questo livello. La partita intanto è finita, Matteo, e Alberto ci chiede già la linea perché ha un ospite. Okay. Non è ancora finita, Matteo, scusa. Non è ancora finita la partita? Non ancora... Ho visto un via vai. Anch'io, ma sembrava una salutation. Anch'io ho avuto la stessa impressione, onestamente, ma mi hanno detto di non entrare in campo. Sì, no, perché Parma ha deciso tranquillamente di ridare il pallone agli avversari, okay, senza ulteriori rischi. Torna in campo ancora per un ultimo scampolo di partita. Griffin ha i suoi ultimi snap come quarterback nella Italian Football League. Va a portare il pallone, va a correre, direi, in segno di evidente resa. Fu la pioggia a salutare l'inizio di questa stagione su questo campo degli Scorpions Varese, in un'occasione in cui il terreno era in tutt'altre condizioni. Vinsero 7-0 a sorpresa sui Guelfi Firenze. È la pioggia, ma una pioggia forse che copre anche qualche lacrima, per questa pioggia che saluta anche la fine di questa bella avventura, di questo bel sogno di Varese, una realtà che è cresciuta per quello che accade sul campo, per quello che accade fuori campo. Sempre impeccabile l'organizzazione della dirigenza, che ha messo questi ragazzi in grado di rendere al meglio, anche portando qui un giocatore dal talento assoluto come Ryan Griffin, un giocatore che, lancia un argomento per il futuro degli Scorpions, sarà difficile rivedere qui, visti i suoi ingaggi. Direi che con non la lo NFL. Rivedremo. E però sicuro il futuro erogio, magari riusciranno a portare un buon quarterback che porterà questa squadra a continuare a maturare, a continuare a crescere, a continuare ad essere una protagonista. Chi rimane protagonista sono i Panthers Parma, come detto, che andranno a difendere il proprio titolo, aspetteranno la vincente della gara di domani tra Guelfi Firenze e Dolphins Ancona. Il pubblico dell'Ossola festeggia i loro beniamini per l'ultima volta in questa stagione, usciti sconfitti da questa semifinale. E direi che però la stagione è stata comunque esaltante per gli Scorpions. Parma, che per lunghi tratti durante la stagione era stata relegata dall'opinione pubblica abbastanza in basso nei cosiddetti power ranking, invece era sempre stata tenuta in considerazione da chi li conosce bene, come squadra molto quadrata, molto silenziosa, molto chiusa su se stessa, senza perdere troppo tempo a badare a quello che succede sugli altri campi, abituati a lavorare in casa, a lavorare tanto. Il lavoro alla fine paga e il lavoro paga alla fine, sono due cose diverse. Qui si tratta di arrivare in fondo nella miglior condizione possibile, e i Parma Panthers, indipendentemente dal risultato di domani, con i Guelfi anche loro su di giri nel finale di stagione, per me, il mio modestissimo parere, sono la squadra che non vorrei mai trovarmi davanti. E invece qualcuno se la troverà davanti. Simone Lenovi con Alberto Cantù. Vai, Alberto. Simone,
complimenti per una grande partita, anche a livello personale, una stagione positiva dopo un qualche fatica in più. Che effetto fa tornare per l'ennesima volta a giocare su Italian Ball? Guarda, non negherei, cioè negherei a dire che noi non ci aspettavamo proprio questo. Noi volevamo il Super Bowl, sappiamo che i playoff sono tutta altra cosa rispetto alla regular season e eravamo carichi a mille, non vedevamo l'ora di giocare oggi. Effettivamente la stagione strana che è iniziata, a parte le tre sconfitte, comunque è iniziata un pochino in sordina, fa ancora più piacere arrivare in fondo nonostante qualche critica nella parte centrale della stagione. Sì, noi guarda, abbiamo vissuto questi playoff come un revenge tour, abbiamo perso sì tre partite, non abbiamo espresso il nostro vero potenziale, ora una dopo l'altra finalmente abbiamo l'ultimo, il vero Super Bowl, e cercheremo anche di dare il nostro meglio. Allora in bocca al lupo, ci rivediamo e ti rivedranno i nostri telespettatori tra un paio di settimane a Ravenna. In bocca al lupo. Grazie, grazie ad Alberto per il suo lavoro sulla sideline in condizioni molto difficili, almeno nel secondo tempo. Che dire, i Panthers Parma con pieno merito arrivano all'Italian Bowl e saranno sicuramente osso durissimo domani alle 15 su DAZN. Guelfi Firenze contro Dolphins Ancona, un'altra sfida tra due squadre che, come dire, si conoscono bene, sì, e si sono incontrate parecchie volte tra regular season e playoff negli ultimi anni. Per completare il quadro, che ci dirà chi si sfiderà per il Johnny Colombo Trophy a Ravenna il prossimo 29 giugno. Festeggiano i Panthers Parma, finale amaro per gli Scorpions Varese. Chissà cosa riserva il futuro, Griffin non ci sarà, chissà se Holt tornerà per una quinta stagione, Matteo. Lo scopriremo nella prossima off-season. Sicuramente rilanceranno sul progetto di Scorpions. L'anno scorso arrivarono a sorpresa proprio in semifinale, proprio contro i Panthers, perdendo e giocandolo sulla fine a fine. Quest'anno perfect season, arrivano qua e si trovano ancora corti contro gli stessi avversari, pur avendo fatto enormi passi avanti. La chimica che regola le sorti delle franchigie nella IFL è una chimica alquanto ariosa, alquanto imperfetta, imprecisa. Forse basta poco a questi Scorpions per sfondare e arrivare fino in fondo l'anno prossimo. Credo che quello sia sin da oggi il loro obiettivo. Onestamente, per come hanno portato avanti questa stagione, mi sento personalmente di augurargli che questa sia la strada a cui sono destinati. Sicuramente è un programma fatto per durare e progredire nel tempo. Non è una squadra messa assieme in qualche modo per fare un campionato bruciandosi la candela da entrambi i lati. No, è un programma che parte dal basso, che è partito col programma di flag football, con le giovanili, con la seconda divisione, e adesso è arrivata a dire la sua in prima divisione, e sono qui sicuramente per restare. Noi invece stiamo per chiudere, Matteo, non prima di aver ringraziato come sempre tutti voi per essere stati con noi, anche per Alberto Cantù dalla sideline e tutta la nostra crew che ha sfidato le intemperie del Franco Ossola, guidati in regia da Lorenzo Ancarani, anche per il nostro produttore esecutivo Leonardo Lombardi. Un saluto e un ringraziamento da parte di Federico Pasquini e Matteo Pella. State con noi su DAZN.